volete sentire gli insulti, manca ancora il video di... Se avete, volete sentire gli insulti che Gianni ha mandato ai francesi, ascoltate il podcast perché ha registrato solo quello al momento. Non mandato insulti. No, però se volete sentire come ho censurato quando Gianni ha insultato i francesi, andate ad ascoltare la puntata di Com'è quel gioco del piccolo principe. Tra l'altro, già che siamo in tema a questo punto di piccolo principe, di Com'è quel gioco, più di Com'è quel gioco, la settimana che viene esce una nuova puntata di Com'è quel gioco. Non ci credo. Fake news. Incredibili. No, non fake news, perché giocheremo a Lobbies. Yeah! Di cui abbiamo una scatola. Bel colore. Con gli autori, tra l'altro, che quindi non ci dobbiamo studiare le regole, è ancora più facile. Arrivano già in e se qualcuno si dovesse lamentare che non nei commenti che non sappiamo giocare, prendetevela con gli autori. Esatto. Per una volta non sarà colpa nostra. Detto questo, Fumble invece di occuparsi di giochi da tavolo si occupa di giochi di ruolo, di actual play, di giochi di ruolo per la precisione. E stasera continuiamo a giocare a Coriolis. Ma se Coriolis non vi piace, se Coriolis vi ha rotto le scatole, o se volete ascoltare qualche cosa che non sia fantascienza, potete andare ad ascoltare SideQuest, in cui stanno ancora giocando a Dungeons and Dragons. Yes, bravi, bravi. Easy peasy. Altre 6 puntate più o meno. Sì, l'ultima volta che l'hai detto era 20 puntate fa. Sì, c'era un po' sfuggito di mano, in effetti. No, beh, per forza molestate i cavalli. Questo è vero. Questo è verissimo. Alice molesta i cavalli. No, non è vero, non ero io, era Endrigo. Il gruppo molesta i cavalli in linea generale, è proprio un leitmotiv nostro. Andiamo avanti. Alice è una delle prime giocatrici donne. No. Che non ci sono molti giocatrici no. donne. Non sappiamo. Non ci sono molte, no. No, basta. O anche Epoca, per esempio. Esatto, era l'altro punto che stavo per arrivare. Potete andare ad ascoltare anche Epoca, che stanno giocando all'Unico Anello. Yes. Sì. Quindi tutt'altro tipo di gioco ancora. Sempre un malloppone mainstream, però. Però no, diverso da dire. Assolutamente. Tra l'altro, se vi piacciono entrambi, c'è Avventura nella Terra di Mezzo e giocate all'Unico Anello, la quinta edizione, e fate la combo. Più di così. E più di così cosa va di più? E noi invece siamo nella merda fino al collo. Così, così diceva. Questo è il riassunto a titolo di giornale. Sì, siamo nella merda fino al collo. Beh, il riassunto in breve è che l'altra volta abbiamo recuperato Eric e scoperto che siamo nella merda fino al collo. Nella merda. Non tanto per Eric, ma per Eric, perché ci hanno rubato Bob. Perché ci hanno rubato Bob, perché Gorbani è un pezzo di merda. Io avevo detto che dovevamo liberarcene quando era il momento. E invece nessuno dà ragione a Ron. Già. L'unico che dà ragione a Ron è Zero, che forse è tu stai oliando il pulsantino della bomba. La cosa più drammatica considera che nel momento ha creato un pulsante, se non dovesse funzionare il pulsante della bomba c'erano altri 3. Pulsante cascata. Va bene. Quindi il riassunto lo facciamo così, bello stretto. E non è che ci sia stato... Beh, il riassunto di diciamo che come nelle migliori tradizioni di GDR, persone stanno andando a una festa altolocata con intenti omicidi, paranoici e di estorsione di informazioni, probabilmente invece gli ospiti della festa sono lì per gustarsi il punch. Esatto. Tra l'altro tutti mossi da moventi diversi. Assolutamente, sì, esatto. Io voglio andare via a godermi la festa, in realtà. Io non andrò alla festa, prima di tutto, perché giusto. Vado a cercare Bob. Giusto. Qualcuno lo deve pur recuperare. E però prima Erickson non andrà alla festa. Tu stai andando alla festa, tu stai andando a cercare Bob convinto che Ilona stia nella nave con Eric. No, l'ho già detto. C'era il post. Giusto, vero. Sì. L'ottimo messaggio completamente inutile. E prima di incominciare questa nuova sessione in cui dovremo avere a che fare con la follia di Eric, se volete della follia più contenuta ma più tamarra, lunedì gioco con quelli che ben nerdano a Gattai. Yes. Per concludere la mini saga di robottoni che abbiamo iniziato con Anima e Sangue. Quale miglior conclusione? Tra l'altro io mi sono, non so perché, ma mi sono immaginato che noi siamo andati alla festa, abbiamo già iniziato a chiacchierare con i tizi. Salve, ho piacere, sì, lui è il corpo, io tutto tranquillo così, pronti lì a, così dice, a immanicarci con la gente, e dopo 30 minuti, scusi, lei non può entrare. Tipo Eric che entra. Beh, vediamo come entrerà Eric alla festa, sono curioso. Allora, mi immagino solo che tipo Dracula morto e contento. La musica che sta andando è...
Allora, temporalmente credo che sia una cosa sia in contemporanea, quindi possiamo agire prima, giocare prima o Samad e Zero, mm-hmm, o Ilona e Eric. Beh, noi siamo arrivati prima di sì. Eric, però all'inizio non stiamo facendo niente, quindi se vuoi... Allora, la festa è la sera, quindi per me è ancora tardo pomeriggio. Ah. Perché comunque voi eravate a fare compere, a comprare per i vestiti, a sistemarvi, prepararvi per la festa. Un margine di tempo c'è ancora. Mm-mm. Quindi decidete allora voi. Allora inaugurerò il primo tiro della serata. Ecco, ha già quando deciso. Voi sì. Abbiamo... Quando siamo in un angoletto privato, sì, faccio sia a me... Prenditi due dark point. Perché faccio sia a me che a lui, ah, ecco, la bomba spirituale. Bene, è 49. 46, li ho contati. Più 2. Allora, no, 44 più 2, 46. In realtà, io stavo per dirti di prendere un dark point, ti spiego. Ho preso Mind Reader 3. Ok. Mind Reader 1 era puoi leggere i pensieri superficiali di una persona. Mind Reader 2 era puoi andare in profondità. Mm-hmm. Mind Reader 3, ti volevo chiedere... Può essere una cosa che fai sustained per una scena? Quindi prolungata? Il discorso è, prendo, no, non la faccio su una persona, ma tengo accesi i sensi per sentire i pensieri superficiali di coloro con cui dialogo. Quindi me lo tengo acceso per la scena e riesco a prendere. Oppure l'altra idea che avevo era, posso impiantare un piccolo ricordo in qualcuno. No, impiantare ricordi no. È troppo, anche perché sarebbe male. No, va fuori. Certo. Mentre l'altra ci può stare? L'altra ci può stare, facciamo che ogni successo è un raggio di 3 metri. Fantastico. Per la scena va bene, ma pensieri superficiali. Certo, per forza, cioè nel senso posso andare in profondità con una singola persona. Sembra in quello. Perfetto. C'è. Io bomba su di lui, vediamo quanti successi. No, bomba di lui di Samad. Nessuno. È strano. Che bel sistema. Pingo. Ma perché usa così Dark Point per mettere una bomba su di lui? No, non è una bomba. L'ho preso ah, quel una bomba potere, psichica. Scusa. Un altro Dark Point perché spingo. Sì, in effetti. Bel sistema. Bomba su di lui, in effetti. Iniziamo bene, ho tirato 8 dadi. Vai, 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 che sei, vai, oh, vai categoria. Vai. Quindi segnati che c'hai un livello 2. Ok. Quindi due successi su Samad. Sì, quindi è un meno 2 se contro lo scontato, se ti entra dentro. Poi ti dico che cosa succede, non okay. È più un meno 2. Ah, ok. E su di me. Io non c'ho bonus perché sono puro come un culo di un bambino. Sei la fonte del puro perché sei puro come un bambino, sennò il potere non funziona. Quindi non c'è bisogno che me la faccio? Su di me? Beh, me la devo comunque sì. Piantare il potere. No, in teoria allora puoi usare il potere in maniera subitanea. Ok, quando capita posso usarlo. Puoi fare come tipo esplosione. Ok, allora non me la fanno mai. Peraltro, io da poco ho ascoltato Kagematsu e lì, tirando da 3 a 6 dadi, il problema è che facevi solo 6 e la paura si innescava in continuazione. Quindi penso che sia proprio una questione legata al fatto il che il dado ti odia. Il dado da 6. Purtroppo penso che sia così. Invece io, appunto... Il D6 non collabora. Non collabora, non è collaborativo. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Hai tolto uno per quello? No. Uno per quello? Quale? Ah, quello. No, scusa. E io ci casco. La tua fiducia è disarmata. No. Che lui. Cioè, che Roberto, avendo interpretato almeno due volte Padre Flanagan, può supercazzolare chiunque in qualsiasi esatto, momento. Ovviamente. Ho fatto due successi. Beh, dai, due successi, quindi è un vantaggio. A 2 metri da me. Colgo i pensieri superficiali della gente, poi quando ci interagisco, vabbè, si vedrà con l'interpretazione. Fantastico. I miei pensieri superficiali ti sai quali sono. Sì, ma infatti non come si dice, non indago particolarmente i tuoi, ecco. Quello lo elimini come l'interferenza. Esatto. Il rumore di fuoco. Cioè, il movimento mio pensiero superficiale è proprio tipo click boom, click boom, click boom, click boom, click boom. Ti andare a ripetersi tipo mantra. Va bene. Bene, vi siete preparati in diverso modo da quello che mi aspettavo. Io mi vesto bene. Ok. Mi vesto con il mio abito fatto su misura, quello armaturato, però che non si. Va bene. Fuketsuna si veste con le sue. No, quella non è.
io mi nascondo. Avevo un po' di terrore che mi stava salendo. Mi nascondo addosso gli artigli. Il, la pistola, quella lì che ho rubato al tizio. Mm-hmm. Per ora è una spara d'arte. Sì, questi me li nascondo bene. Poi mi porto anche la carabina e la spada. Okay. Ma li nascondo apposta male. Però nascosti. Okay. Ma male. Per fare il da diversivo. Così ti trovano quelli e non trovano il resto. Figo. Ok, allora ti tiri due dadi bonus di infiltration. Per i due oggetti che nascondi ma palesemente male. E vediamo meno. No, ti do due dadi bonus al tiro di infiltration per gli oggetti che vuoi realmente nascondere. Te lo tiro dopo quando capita. No, no, tiramelo subito perché capita che prima di entrare artigli. No, no, uno, per tutte e due. Ah, due successi e due vantaggi. Okay. Ottimo. La carabina è mezza smontata e nascosta male. E quindi, che cazzo, l'hai trovata. La spada, vabbè, si vede. La carabina, peccato, vabbè, ecco il caricatore. E poi c'è il lanciamissili sotto. Esatto. Scusi, guardi, mi avanzava. Sotto la sottana. La scena di Oscar, un fidanzato per due figlie, quando esatto. Dice di togliere le armi. Esatto. E bisogna lasciarli, tipo i ragnetti? No, okay. Non è obbligatorio lasciarli. Allora, ci sono medici. Quando Samad poi ha fatto, giusto per precisione, quando Samad è andato a prendersi il vestito, anche io sono andato a farmi il vestito e ho fatto pagare Samad. Ma il mio vestito è solo rendere da sera il mio spider suit, in modo che non si veda che è un qualcosa per arrampicarsi sui muri. Ok, è lo zaino di Spider-Man. Quanto è costato? Cosa? Quanto è costata questa cosa? Rendere da sera il suo spider suit. Così me lo tolgo. Che tipo immagino che ci abbia tipo le placche sulle ginocchia. Comunque che per fare adesivo. Un muro, quindi costa di 200 birra così se l'ha modificato. Spider suit, spider suit. Parkour senza tirare. Spider parkour, spider parkour. Due successi avevi fatto nascondere, vero? Modalità e due vantaggi. Quindi passi i controlli. Molto ovviamente. Scocciato, gli do la carabina, esatto, e la spada. Ti guardano un po' male perché ti lascio le granate. Scusate, la mia guardia del corpo è sempre iperprotettiva. Lascio le granate. Signore, mi dispiace. La mesone l'ho lasciata in le regole sono ferree, quindi non si possono portare. Sì, spero che la sicurezza qui sia buona. Mm. Altrimenti dovrei tornare fino a qui, picchiare la vostra sicurezza, riprendere le mie armi, tornare su e risolvere qualsiasi problema che non siete riusciti a risolvere. Non sarà necessario e voi avete fatto il vostro giustissimo lavoro, quindi non scusatevi e una buona serata anche a voi. Buona serata, signore. Come se ne ho fatto disarmato, sono inutile. Gli sputa gli artigli sotto la manica. E intanto sento la tua testa. Li ammazzo tutti, li ammazzo tutti. Mi passano una città. Che bello, sono rincuorato. Bene, quindi siete andati diretti alla festa, certo. Avete superato la prima serie di controlli. Mm-hmm. Per andare alla festa dovevate dirigervi alla torre centrale, quel pilastro di metallo che c'era al centro del piano del porto d'attracco, okay. Della parte alta, che poi vi avrebbe portato ai livelli superiori. Ora, i livelli superiori in Coriolis si intende proprio la parte della Spire, quindi la parte più alta. Che è questo capellina di fondo, la calotta, sì, okay. Esatto, che è la calotta privata dove avvengono gli incontri politici. Vi accompagnano tramite questo ascensore è con l'ascensorista dentro, passatemi il termine, quello che serve, dice direttamente a che piano vuole andare, signore? Tu mentre siamo sull'ascensore mi percepisci un ricordo di quando ho salito un ascensore del genere con Ron. Ah, okay. Molto molto tempo fa. Ok. E lui vi chiede dove dovete andare, voi rispondete ovviamente alla festa di stasera e vedete che preme sul piano del livello dei giardini dove ho sempre voluto, cioè nonostante la situazione di merda io sto andando dove ho sempre voluto essere, cioè veramente l'alta società, là dove certo. Ci sono le persone importanti. Voi vi fate ovviamente portare da questo ascensore
che vi porta a vi si ferma un piano, si aprono le porte, c'è un piccolo atrio con tappeto rosso e tutto decorato per l'occasione. Infine si aprono le porte successive e vi danno luogo a un enorme spazio aperto, quindi come giustamente diceva il nostro ascoltatore, un enorme spreco di spazio su una base, giustamente come le cabine di lusso, sono i giardini di lusso. Sì, quello, infatti era un enorme spreco di spazio, sono li abbiamo eliminati apposta, gli iper giardini di lusso, voi non capite, che danno luogo a una semicupola d'entrata con dei giardini, okay, un palazzo dalle struttura molto barocca, rifinita con statue, effigie di icone, di personaggi importanti dell'orizzonte. Questa è la versione non modificata perché non ho avuto tempo, però ce n'è una per ciascuno. Mettila lontano da me perché è scritta in francese. È vero, non sono riuscito, l'occhio di Gianni, però Gianni l'ha sentito dall'odore. Esatto, esatto, c'è della Francia in questo posto, ha percepito l'oscurità nella mappa, Gianni. Esatto. Ma tutto questo è tutto comunque anche la parte grande cupolato? Sì. Ok, voi siete allora non, cioè, è non una... ci sono cose all'esterno perché siamo nello spazio, no, ma vedrete che ci sono delle ampie vetrate di vetro di sicurezza, certo, molto molto spesso, che noi ora chiamiamo vetro, ma non è vetro, è semplicemente trasparente come materiale, esatto, che fa vedere lo spazio esterno. Wow. Queste sono anche vetrate, quindi un po' con una curvatura che va a salire verso un piano superiore. Voi non sapete questa curvatura dove riesce a finire, perché questi giardini sono veramente lunghi, che però danno modo di vedere tutta la parte alta sopra Coriolis, quindi vedete le navi che comunque si stanno muovendo, è una bella vista sia dell'esterno che dell'interno. Stai attento Samad, spesso l'essenziale è invisibile agli occhi. Proseguendo la strada, se poi Eric ti ammazza io farò da testimone dicendo ha fatto bene. Proseguendo la strada indicata da questo enorme tappeto rosso, infine giungete a questo enorme edificio che fa da, a quanto potete comprendere poi parlando con alcuni assistenti che trovate lungo la strada, da salone di ricevimento e stanza per gli ospiti più importanti come i veri ambasciatori. Il piano dove eravate voi d'attracco erano per... gli ambasciatori di seconda importanza. Gli sfigati. Sfigati no, però non accogli, diciamo, l'imperatore o il re di un pianeta o il capo politico di una fazione di un pianeta nel porto di sotto. Certo. C'è questo posto che fa da ingresso per i personaggi di livello più alto. Inoltre li accogli in un posto degno della loro carica e posizione. Più avanti poi vi spiegano, questo sempre chiedendo un attimo come funzionano questi giardini, che ognuno di questi quadrati che vedete, perché come vedete sono tutti delineati da delle strade ma sono più o meno rettangolari, sì, sono giardini microclimatici rappresentanti di ogni pianeta dell'orizzonte, così che l'ambasciatore che venisse da un altro pianeta, uno più torrido, uno più freddo, uno più umido, uno più caldo, potesse riconciliarsi nel suo microclima. Quindi non è solo un giardino, ma è anche una vera e propria ambasciata di cortesia, perché comunque questo richiede uno sforzo enorme ai sistemi ambientali. Infatti, pensavo. E anche ai sistemi olografici, perché comunque da un giardino all'altro vedete che non c'è discontinuità. Wow. Quindi quando una persona, come vi succede perché entrate poi nell'edificio e magari fate un giro dalla parte alta dell'edificio perché vi è consentito, perché ancora è presto per la festa, entrando nei giardini sulla sinistra che sono dedicati al sistema di Argol, che è una città piuttosto rocciosa, con tante montagne, catene montuose, quindi foreste, neve, quando entrate in uno di questi ambienti
tutto il resto dietro di voi sparisce. È aperta d'occhio, quindi. Esatto. Cioè, quando le porte si chiudono, è un po'. Rubiamo, ormai svegliamo il misterino. È un po' la Star Trek. Che, chiudendo le porte del sistema olografico, vi muovete all'interno del sistema olografico. Che figata. Ovviamente non è avanzato come la tecnologia di Star Trek, perché lì c'era un campo di fotoni che praticamente era infinito, potevi andare... Certo, qua a un certo punto arrivi alla parete. Esatto, qui arrivi alla parete. The Truman Show, cioè... E il sistema olografico dopo un po' cede. Okay. Certo. Però in realtà teoricamente passi... Cioè vedi pixel, quando arrivi troppo vicino vedi certo. pixel. Però se, scusato, se passi all'interno e cambi angolazione... Il sistema compensa il tuo punto di vista. Che figata. Beh, penso che non ci mancherà l'aria di casa, però se vogliamo un po' di deserto e qualche cactus malaticcio, dovremmo trovare anche Dabaran. Dabaran, vero? Dobbiamo trovare anche Dabaran. Fai come vuoi, io sto cercando di smettere. Sì, in effetti penso che tu abbia ragione. Allora, il... Il posto, come dicevo, fa anche da sala d'aspetto tutti gli edifici. Ok. Quindi dovremmo, ci sono... dovremmo tenere occupato, che penso, gli urbani e gli altri, in modo che non si accorgano di quello che sta facendo Ron. E lo sto pensando questo. Io... Ah, ok. In effetti... Beh, ti rispondo ad alta voce. In effetti vorrei tanto scambiare una chiacchierata con Kaven. Dopotutto siamo stati compagni di viaggio per un po', adesso è tornato a casa, vorrei pensiamo sapere... anche i suoi ospiti? Infatti, assolutamente, cioè, sarebbe giusto andare a fare i dovuti saluti. Dobbiamo ringraziarlo per l'accoglienza. Ma noi non siamo ospiti di Seppuku? Seppuku è quello che farà lui tra poco, misteriosamente. Esatto. Diciamo che penso che casa di Gurbani sia un po' casa di... Ma tu non ci sei, vero? No, di volte c'è, era una domanda... Sarebbe stato bellissimo. Esatto. Sì, se fossi sbucato alle tue spalle così sarebbe esatto. stato meraviglioso, ma diciamo che no. No, sì, no, sì, in effetti noi siamo ospiti di Rosbe Sendighi. Okay. Io volevo parlare con lui, ma anche dobbiamo con Gabriel Gurbani. Dobbiamo ringraziarlo per l'accoglienza. Decisamente. Nel momento senti chiaramente la rabbia nei miei pensieri. Dovremmo, Zero, assolutamente, sono d'accordo con te, cordialmente, dato che siamo stati accolti in maniera amichevole. Ecco. Non ti preoccupare, mi comporterò con grazia e rispetto. Per i nomi degli artigli. Esatto, ho pensato. Esatto. Che è un felucito. Molto maturo. Beh, lui ha detto la verità. Sì, sì, certo. Beh. E... Ma in realtà era un pensiero di Zero che si vedeva affilare gli assi su una palma. Ma con grazia e rispetto, lui voglia dire, ma ti chiamerò grazia, ti chiamerò rispetto. Beh, aspettiamo che arrivi un po' di gente e poi andiamo a fare una chiacchierata. Allora, se lo richiedete, dite che siete sotto invito diretto di Sedighi, facendo il suo nome, uno degli servienti di questo enorme palazzo vi porta nelle prossimità delle stanze del consorzio. Perché no? Sebbene la maggior parte delle conversazioni che vorrei intrattenere dovrebbero essere il più possibile casuali durante la festa, non intavoliamo qualcosa di troppo. Se no, c'è l'atelier. Il lounge bar dove attendere facendo drink, allora, fumando. Qua ovviamente se hai accesso per arrivare a sto piano non tiri fuori nulla. Chiaro, ma io partirei da lì in realtà, cioè è già una stronzata che siamo arrivati in anticipo, avevamo dovuto arrivare in orario o in ritardo, quindi io aspetterei, è inutile andare a ricercare adesso. Che poi sei molesto, ricerchi, ah sì, magari c'è la loro cosa da fare. La festa ancora non ti sei presentato, quindi volendo te ne puoi andare. No, io ci... Beh, ma no, siamo qua, beviamo qualcosa, aspettiamo. Anche perché se abbiamo fretta. Sì, è che non vorrei mai lo percepissero. Va bene che percepissero, se abbiamo fretta. Anche perché non è zero. Esatto. Quindi se percepiscono che abbiamo fretta... Mentre mangia qualche nocciolina. Beh, sei tu sicuramente più esperto. Io però eviterei di mangiare. Un dattero. No. Io eviterei di mangiare le cose che non hanno prima assaggiato gli altri. Quelle le puoi mangiare. Gli dicono dei tizi che sono.
gli indici dei tizi. Puoi mangiare quei due lì. Quelli li puoi mangiare. Se hai proprio di fame, puoi mangiare quei due lì. Sono alto contenuto proteico. Allora mi limiterò a bere. E intanto, mentre sono lì, comunque, ogni tanto cammino un po' guardando il terminale come se stessi perdendo tempo. Sorseggio un po' il Coriopolitan. E in ogni caso, se qualcuno arriva, provo a sentire quali sono i loro pensieri. E se c'è qualcuno che mi colpisce, non delle persone, cioè se c'è qualche pensiero che mi salta particolarmente all'occhio, raccontamelo pure. Soprattutto se sono rivolti a me o a Zero. Cioè, se stanno pensando i cazzi loro e stanno facendo i cazzi loro, è un conto. Se c'è qualcosa magari che viene pensato da molti, questo evento è importante per un motivo specifico, si aspettano qualcosa di particolare da Gurbani, oppure notano noi. Allora, uno noti sicuramente, perché io ho appena intimidito fisicamente un tizio che ci stava mettendo troppo tempo a scegliere la salsa dei cose ed era troppo vicino a Samad, quindi mi sono messo proprio lì davanti guardandolo, tipo dire, abbiamo finito. Impossibilmente se ne va via. Esposto il rinaggio più in là. E il pensiero di questo fanno, non mi pagano abbastanza per questa merda. Qualcosa che noto? Allora, l'angio è abbastanza trafficato. Non solo tu hai avuto l'idea di venire qua prima. Quindi ci sono alcune persone, tutte ben vestite, tutte all'altezza del posto in cui si trovano, che vengono a parlare del più e del meno, aspettando la festa che avrà luogo alle ore 9, almeno l'inizio. Si dice che sarà una grande festa, senti che tutti si aspettano questo grande ritorno di questo personaggio famoso che Sedighi dice di voler presentare poi durante il corso della festa, perché Gurbani sembra un nome abbastanza sconosciuto per quasi la totalità delle persone. Che scandagli. Oltre alle persone delle varie fazioni che entrano nell'Ange, ve ne sono alcune che comunque hai un certo campanello d'allarme o timore. Per esempio senti che ci sono persone del Tempio di Hama che comunque sono arrivate in questo posto a scoprire il viaggio di questa persona. Tu non me lo dici, no. Rappresentanti della Chiesa delle Icone che comunque vogliono sapere se il messaggero ha portato qualche novità a quest'uomo durante il suo viaggio. Se ci sono... Ma quindi lo sta presentando come un tizio importantissimo. Allora, siccome comunque se fanno delle ricerche sanno che Gurbani faceva parte di queste persone di questo livello, se fanno certe ricerche... Però non dovrebbero scoprire che è sparito per 20 anni? Esatto. Però pensano che in quei 20 anni sarà stato a studiare da qualche parte. Non che è stato sbalzato temporalmente, chissà cosa, chissà come. Ecco che c'è anche l'ordine dei pari, infatti, che vuole sapere se quest'uomo, in questo salto che ha fatto, è stato un salto temporale o un salto e ha vissuto questo tempo in qualche maniera e poi è ritornato. E quindi vuole sapere se è corrotto dall'oscurità, se è incontrato creature dell'oltre. Questo c'è un occhio lo fisso. Quindi aspettiamo che inizi la festa alla fine. Io sì, preferirei. Io nel frattempo voglio provare due cose veloci. Una, provare a concentrarmi e percepire se sento oscurità. Perché abbiamo talento a percepire l'oscurità da quando abbiamo fatto il viaggio. E la seconda è che voglio, quando non c'è nessuno che ci sta guardando, siamo magari a un tavolino imboscato, voglio accendere e spegnere giusto un secondo il jammer di segnale per vedere se interagisce in qualche modo con l'ologramma che c'è. Oppure se posso attivarlo tranquillamente. Mi puoi ripetere che cosa fa di specifico? Il genere di segnale è quello che ogni volta che qualcuno prova a rintracciare qualcosa o ci sono dei dispositivi tipo ottici eccetera, devono fare una prova, gli servono almeno due di technology, altrimenti non sentono più niente. Quindi se abbiamo cimici radio, roba del genere. Sì, ok.
dentro un'area tipo di 30 metri, mi pare. Ok, allora no, non dai disturbi di segnale agli ologrammi perché sono una tecnologia che si basa sui campi. Io sono ignorante, quindi non lo so. No, no, difatti ci provo, faccio... Sì, sì, tu fai delle prove quasi scientifiche, come dire, voglio vedere se il mio meccanismo interferisce. Ok, e poi però lo tengo spento. Vedi che qualcosa negli altoparlanti, nella poca musica di basso volume, c'è, senti, quindi una certa interferenza agli apparecchi acustici la dà. Ti finisco di dire, perché comunque stanno arrivando tutte e nove le fazioni. Certo. Dell'orizzonte, quindi ne arriva di carne, e tra questi c'è anche la legione, che sanno che lui indirettamente era coinvolto con le cose di Amura e quindi vogliono sapere che cosa è successo ad Amura, soprattutto di una certa nave che era entrata nel sistema, aveva incontrato e aiutato l'incrociatore più grande della flotta e poi era andata, si è dileguata la Truccazzano. E si dice che anche questa nave sia scomparsa, perché vi ricordo che la vostra schermatura e il vostro firma sono cambiati completamente, sono completamente cambiati, queste sono illazioni. E la macchina del fango, la legione, e oltre a questi altre persone che vengono per curiosità, per conoscere, come la delegazione dei nomadi, i liberi commercianti, vogliono sapere se c'è nuove terre, nuovi sistemi che possono essere sfruttati e via dicendo. Quindi tu ti perdi parecchio tempo per ascoltare queste persone, quindi un paio d'ore, se vuoi, passano. Sì, certo che sì. Nel frattempo guardo se qualcuno che mi si muove, cioè faccio da palo mentre lui sonda. No, io ti ho interrotto prima, fammi un tiro di Mystic Power per scandagliare l'oscurità. Allora, più sono i successi, maggiore il raggio d'azione. Un successo, due vantaggi, non c'entra niente, ma io ho un più uno a tutti i tiri contro l'oscurità e più due a resistere agli attacchi dell'oscurità. Qui non è contro l'oscurità, qui è percezione. Però essendo specializzato, questo potere non genera dark point. Bomba. Allora, intorno a te, nella prossimità di questo bar, non avverti oscurità. A parte quella di Samad. A parte quella di Samad, che senti forse essere più presente di prima. Buono. Di quando era i primi viaggi sulla nave. Bravo, poi ovviamente. Spalma. Non puoi sapere se gli 80.000 che aveva letto Bob, che firma avevano, che aura potevi sentire, però ti sembra più netta di prima. Ottimo. Non so, 98 se... milioni è molto più puro di 80.000, quindi forse dovresti puntare su Eric. No, ma lui la può controllare, Eric no, a quanto pare. E digli di prendersi lo spirito. Prima o poi. Quando arrivo esorcismo 5, che non sappiamo cosa fa il 3, però intanto lo 90 milioni e 80 mila lo alzo, sai, diventeranno 90 milioni e 80 mila. Mia? No, non penso proprio. Chi lo sa? Fenomenali poteri cosmici. Allora, all'interno del bar, comunque, no, non ci sono presenze forti di oscurità. Nessuno, comunque, qua dentro è scevro di oscurità. Certo. Niente. E poi senti un picco. Tranne me. Tranne me. Te sei puro. Esatto. Nessuno. Nessuno è scevro. Scusami. Certo. Sì. Assolutamente. Rap futuristico. E ditemi voi che cosa volete fare. Allora, aspettiamo iniziare adesso. Assolutamente sì, io per queste due ore voglio tenere il profilo più basso possibile, quindi... Perfetto, quindi continuo a scandagliare e a raccontarti tutto quello che ti raccontato. Se riesco anche a memorizzare qualche nome che viene... cioè, la gente arriverà, si saluterà a vicenda, no? Quindi, quando si saluta, io la te... Ok. C'è una pagina di nomi, fantastico. Sono le persone che più o meno parteciperanno alla festa. Esatto, e la cosa interessante, cioè la cosa che vorrò fare poi durante la festa è dire... ma lei non è per caso...
Jasma Palu, salve, buongiorno, perché l'ho sentito 5 minuti fa. Certo. Non era, va bene. E intrattieni, esatto, qualche conversazione. Veniamo. Veniamo al mitico duo. Al post-postit. E dimmi quando inizia la festa. Al post-apocalisse. Al post-apocalisse. Ciao. Allora, io alla fine mi sono portata dietro anche il drone. Ah, è vero, il drone. Per fare lo sciottino volante, così esatto. Lo trascino avanti, esatto. Eric, dove stai andando? Io sto andando dritto al negozio di abiti, quello del tunnel, ok, per vestirmi gratis. Voi arrivate in prossimità quindi dell'albergo dove alloggiavate, esatto. E vedete che è stato posto sotto sequestro il locale ed è parzialmente bruciato. Ah, beh, si entra da dietro. Beh, il negozio di vestiti è bruciato. Cioè, è bruciato, Eric. Non trovi niente. Vabbè, lo passeremo per profumo, no? Quindi tu sai dov'è la porta sul retro. Ron ti ha fatto vedere anche come si apre. Entro e entra pure. Vado a ravanare per vedere se c'è qualche scampolo rimasto dalle fiamme. Dai, tiro un dado. Più alto fai, più è bello il vestito. Uno. c'è molti scampoli. Devi fare il puzzle adesso. Questa sticca è sfortuna. Ma perché non guardi bene? Guarda là. Grande. Guarda la scattona, oh! Sì, ma perché lei si è portata uno dei vestiti dell'armadio di Samad. Non solo, adesso glieli vende a 100 birre. Non c'è più l'armadio di Samad. Cioè, è scandaloso. Un bel sistema. Sì, sì, veramente. Ma questo non è neanche il sistema, questo è proprio il culo e basta. Esatto. Il culo, ho preso il dado a 20. Quindi, guarda là che bello che è. Cosa vedo? Vedi un bel vestito sull'azzurro, turchese. Con ricami d'oro e con un bel mantello bianco dietro. Il principe Bomba Nil, praticamente. No, se poi sei il piccolo principe. Grazie Roberto. Ma tu non lo conosci, quindi. Esatto. Stavo pensando al piccolo principe. Ma Erico non lo conosce, quindi indosso il vestito da principe azzurro. E ovviamente ne puoi trovare una che No, faccio meno, tengo il mio burka, il vestito integrale. Esatto. Grazie Ilona, ti piace? Devo dire che come assistente sei veramente molto valida. Grazie. Ma quindi possiamo tornare alla nave? No, adesso andiamo alla festa, vestito così non è che non posso. Sì, ma quale festa? Quella a cui siamo stati invitati. Non siamo stati invitati, lo sai? Come no? Siamo stati invitati tutti? No, Samad è stato invitato. Io l'ho sentito benissimo. Cosa hanno detto tutto l'equipaggio. Poi Samad ha detto, ma no, verremo noi per chiedere la presentanza. Ma lui dice tante di quelle stronzate nel corso della sua vita. Che... Comunque è persino convinto di essere il capitano della nave. Trovi varie oggettistiche di contorno all'atto. Sì. Alcune medaglie finte da... Fantastico! Un tricorno. Bellissimo. Perfetto, ok. Mi gioco un dark point per questo. Grazie. Sì, sì, se non è più di uno. È un tricorno. E sei bello e pronto per la festa con quel tuo bellissimo e lussuoso bastone con la spada dentro. Perfetto. Ah, bastone animato, grazie. Ah, che bello. Dove l'ha trovato? Ho fatto un successo 5, ma è un vantaggio. Ti piacerebbe averlo? No, te lo regalo. Un'arma che si spezza facilmente. Ah, scusa. Purtroppo si spezza facilmente dopo che l'hai piantata nel collo di qualcuno, quindi a quel punto è tardi per la festa, diciamo. Però vabbè, ce ne accorgeremo poi durante il gioco. Va bene. Sei bello pronto per la festa. Come mi trovi? Mi gonfio con ovviamente tutte queste medaglie. Il turchese, il mantello bianco, un tricorno nero che non c'entra un cazzo. Sei molto azzurro. È turchese, sì. Delle medaglie finte appese. Ok, bene, possiamo andare alla festa. Va bene, dai, ti seguo. Col burka nero. Io ti seguo. Vabbè, tinta col tricorno. Se vuoi il burka, ovviamente. No, io tengo quello, non mi voglio azzardare. Esistono i taxi a Coriolis? Sì. Ah, ok, allora esco. Taxi?
Tra l'altro esco dalla porta davanti rompendo i sigilli. Però ricordate che tu non puoi pagare niente per 3 giorni. Appunto, paga lei. Che non ha soldi. Che non ha soldi. Ma che io ho dei soldi da pagare. Hai soldi su. Ah, scusami. Già c'ha sicuramente 300 bill che gli ho dato io per i talismani. In realtà ho 3300 bill. Appunto, quindi può spendere, no, per un taxi? Può spendere per un taxi. Taxi? Che è davanti all'albergo, quindi accende la luce per attirare la vostra attenzione. Taxi? È un altro taxi. Taxi? Dobbiamo attraversare la strada. Ma io non mi piego ad attraversare la strada, che venga lui. Taxi? Sì, tassista. Al quinto richiamo, mette la retromarcia, la macchina si solleva e arriva in tua prossimità. Ok. Buonasera signore, dove la porto? In cima alla cupola, per la festa di Ah, com'è che si chiama? La festa di stasera. Seddighi. Ma non so come si chiama, signore. Io posso portarla fino all'ascensore verticale. Sì, benissimo. Viva l'ascensore verticale. Ehi, hey, la porto subito. 55 metri. Esatto. Ma stavo fare la strada di... Nelle utilità. Gli chiede 50 birre. È della scuola di Lora. Certo. Un birra al metro. Vuole per caso un talismano? No. No, se vuole, ma... no, signore, accetto solo birre. Ah, beh, ecco lei. 50... Sicuro 50 birre? E se non vuoi fare altro, è sicuro. No, beh, sono una persona per bene, sono una... E poi non vede che c'è qua il principe del pianeta... Persia. Parsak. Il principe di Persia. Esatto. Il principe del pianeta Parsak. Ah, 49 bis se volete. Faccio un piccolo sconto. Un sconto, possiamo fare. Non so, Eric, secondo te quanto può valere questo viaggio? Ma su, voglio dire, diamo a questo villico il giusto desinare, no? Sì, va bene, ok, non stiamo a discutere, ti do il 50 birre. Grazie, lo tengo il resto come mangia. Esatto, la testa e mangia. Scendete, c'è la stazione di sollevamento verticale dell'ascensore. Quanto sono tentato di spendere il plot point per non far funzionare l'ascensore. Avrebbe riparato per 5 secondi. Voglio tutti di infarto. La faccia del plot point 100 punti oscuri. Cazzo, sì. Vi vengono fatti i controlli dovuti all'ingresso, mm-hmm, perché comunque poi si accede al piano, certo, delle ambasciate. Mm-hmm. Avete armi con voi? Io ho la pistola Mesoni ancora. La troia. Una roba semplice. La vuoi nascondere o no? La nascondo nel drone. Il drone? Come fai? Ce l'appoggia sperando che stia il bilico. Esatto, e poi lo fa volare alto, così lo vedono da sotto e non si vede. Ma poi appunto, la pincichi sotto, ma vola il drone. Scusa. Non è una macchina che sta su terra. No, ma tanto riuscirà questa cosa, quindi è inutile che siamo... Devo provare a camuffarlo. Se vuoi nasconderlo nel drone, sì. Provo, che cosa devo fare? E tira infiltration con almeno 2 dadi di svantaggio, perché una pistola nascosta su un drone è... E poi un'accolita coperta fino a qua con una pistola Mesoni non desterà sospetti. Chiaro, al di sopra di ogni sospetto. Esatto. Non dimenticare che è anche un'umanità con un terzo braccio. No, peraltro. Il solito qualcosa, non sappiamo cosa. I soliti malpensanti, una vergogna. E loro ti controllano addosso, e con rispetto ovviamente. C'è la poliziotta donna che fa questo lavoro. Col terzo braccio sotto continua a spostare la donna dall'altra. E no, perché l'ha messo sul drone, infatti era più facile. Poi ti chiedono di controllare il drone, se te la vuoi portare dietro. Ah, ok. Ma il drone mi è utile. Capisco, signora, non so qual è il suo lavoro, ma lei ovviamente è sulla lista degli invitati, ma non è concesso portare oggetti che possono essere un pericolo per l'altra persona. Vabbè, dai, allora lo lascio qua, non è un problema.
Non voglio creare disordini, vero Eric? No, vogliamo fare. Non sia mai. Eh sì, soprattutto se ha collegato una pistola a Mesoni sul suo drone. Questa pistola, perché non sanno che è una pistola a Mesoni. Non sanno per cazzo sicurezza sia. Personale. No. Giusto appunto, la sicurezza sarà tenuta da noi. Va bene, allora lascio lì il drone. Non insisto. Il drone e la pistola. Certo. Sì, certo, certo. Okay. No, solo il drone. Tu niente? Perfetto. Quindi hai lasciato tutto sulla nave e prima di partire, sapendo che non volevi portarti. Il suo potenziale creativo penso che non soffrirà, non soffrirà della mancanza di armi. Non abbiamo bisogno di armi là dove andiamo. Esatto. Bene, salite con l'ascensore. Non sto a ripetere la stessa descrizione che ho fatto per Zero e Samad. Ok. Anche voi venite accolti nel palazzo e siete liberi di girare all'interno del palazzo. Io la guardo, un cicchettino? Come vuoi tu, Eric. Ah, fantastico. Loro ti indicano dove è il lunch bar e in questo lunch bar ti dicono che le consumazioni sono offerte dalla macchina. È il motivo per cui... E Dio comincia a sentire dietro la sua testa un pizzicore crescente per dei numeri di oscurità che cominciano ad andare a 6 cifre che si avvicinano come un lieve mal di testa che continua a aumentare e la pressione cranica comincia ad aumentarti finché non ti volti e vedi all'ingresso del bar la figura di Eric accompagnato da Ione. Ci sono problemi. Cazzo, mi volto. Li vedo anche io. Beh, fortuna che Ione è con lui. Mi sarei aspettato di non vederli arrivare qua. Mi avvicino verso di loro. Eric, Ilona! Eric, lo sai che qua si beve gratis, vero? Sì, infatti, scusa, mi rivolgo verso il barman. Vedi la lista? Uno per ognuno. Sì, signore. Ti guardo sbigottito per dire, ma che cazzo dici? Io mi volto verso Ilona e gli faccio silenziosamente, cioè ti sillabo, lo dico per radio, dico, tienilo attaccato al bancone, fallo bere e basta. Va bene, ci proverò. Sì. Ce la faccio. Non come hai provato a tenerlo fuori da qui. No, è che se ne stava andando da solo, ho dovuto seguirlo. Come hai detto, sta lì dietro. Sta dietro. Sì, ma non dove vuole andare lui. Cioè, sta lì dietro e cerca di... lasciamo stare. Ma era Ron che doveva stare davanti. E dietro, non cambio, non c'era Ron che doveva... Andava solo avanti. Perfetto. E se usassi manipulation, ci crederesti pure? Assolutamente sì. È una cosa inaudita. Non è Eric ad avere il porto d'armi, sono le armi ad avere il porto d'Eric. Purtroppo siamo a Eric, non servono le armi, tutti lo sappiamo. Io ho molta paura, ma ormai il danno è fatto, quindi sti cazzi. Cercherò di dissociarmi il più possibile. Vedi, al balcone per far offrire da bere sono abbastanza lenti perché vedi sono molto ricercati. Ti fanno il tapperino tagliato, l'ananas tagliato in una certa maniera, con il ricciolino, con la buccia. Ma poi probabilmente fanno anche un po' scena, ti fanno il cocktail davanti. No, assolutamente, quello è ovviamente. Dopo un 5-10 minuti si offrono il primo drink, che è un bicchiere grande come questi che abbiamo sul tavolo, quindi 30 cm di bicchiere, riempito per la metà di ghiaccio, poco alcol dentro, tanta frutta. Ok, lo guardo. Le vedi questa lista? 4 per ciascuno e comincia a farli. Sì, signore. Beve tanto, beve tanto mio compagno. In effetti. Il mio compagno, io sono il principe. Ah, giusto, sì, il principe di Parsec. Mai sentito questo nome, signore? Neanche io il tuo. E sono qua a guardarti, cazzone. Quindi adesso fammi cocktail. Evitiamo di fare buffonate. Nel frattempo, Ron... Stavo ordinando. Aiuto, io sì. Sono altrove. Non è che c'è bisogno di farsi riconoscere da tutti. Da infatti non sto facendo riconoscere, aspetta. Sono il principe di Parsec. Scuoto la testa. Nel frattempo, Ron... sei appena entrato nel core della nave, scoprendo che non c'è più la CPU... potenziata Bob, che comunque nessuno di voi aveva la chiara idea di come fosse all'interno. Vedi solo che ci sono dei cavi dentro questa
vasca con un liquido di sospensione sul verdognolo e hai dedotto che ci fosse collegato qualcosa dentro che è stato portato via. Domanda. Sì. Per prendere un punto, il primo punto in una skill è 5, vero? Sì. E allora io prenderò il primo punto consumando tutti i punti che mi restano in data gin. Ah. Oh, finalmente, dopo mesi e mesi di tentativi. Perfetto. Ok. Allora, perché prendo un punto in data gin? Perché è vero che Bob non c'è più, però questa nave ancora ce l'ha un computer. Uh-huh, assolutamente. Quindi provo a vedere se magari qualche sensore ha registrato quando o se c'è una telecamera esterna che ha registrato qualche cosa o insomma qualsiasi indizio di sicurezza che la nave mi può dare su da che parte è andato Cave Corbani con il nostro Bob. Ok, vai. 1 più 5 quindi fa 6. Un successo, un vantaggio. QB. Allora, tu vuoi vedere tutte le interazioni di Corbani con Bob? O no, mi interessano solo le ultime ore, le ultime X da quando siamo scesi la prima volta. Allora, nelle ultime ore vedi che nessuno ha avuto accesso alla sezione del core, nessuno ha forzato, ma è stato attivato internamente un comando di espulsione. Se è stato attivato un comando di espulsione, torno nel core. Perché a questo punto ci sarà un tubo che porta fuori o che spara su. No. Cerco di capire allora come, che cosa ha attivato questo. Ok, meglio. No, non ritirare. Comunque okay. Fa parte delle registrazioni. Ti è un po' difficile capire il filo di codici che vedi perché non sei un grandissimo esperto. Hai da poco studiato. Chiaro. I codici di Bob per capire come funziona. Data Gin for Dummies che stai scambiando. Esatto. Coriolis Overflow. Appunto il problema è che ti sei studiato prima l'informatica di base, ma Bob è qualcosa di molto avanzato. Negli ultimi giorni, mettendoti un po' in pari su quello che è Bob, capisci che essendo un'intelligenza artificiale dotata di libero arbitrio, ha la facoltà di decidere delle cose. Alcuni di questi programmi vengono attivati senza che Samad o altri dell'equipaggio abbiano dato l'autorizzazione. Però li vedi attivati e se vengono attivati da un'interfaccia interna o dal programma senziente, tu vedi solo l'orario di attivazione. Il programma di espulsione è un programma creato di recente, negli ultimi 4 giorni, quindi più o meno dopo essere partiti dal sistema di Amura, quindi 4-5 giorni, perdonatemi, non so l'esatta data, e era un programma che è stato creato in parallelo a un altro che viene chiamato programma umana, okay. Come acronimo, UMAN, ok. Di cui però non trovi la spiegazione, vedi solo che è un programma che c'entra quel laboratorio dei naniti che ha preso del materiale da varie zone della nave. Non si sa Bob che cazzo ha fatto. Okay. Però ecco, sono tutti codici di Bob, questo lo capisci. Non sembrano codici di Corbani, che diciamo ragionerebbe in binario Bob e in qubit. Cioè, ok. Cioè, sono due codici che non ci incastrano. Perfetto. Però, allora, questo codice che è stato attivato avrà smosso qualcosa nella nave. Sì, assolutamente. Quindi, cerco a questo punto di capire quali parti della nave si sono messe in funzione in seguito a questo codice. Solo il laboratorio, la porta... Vedi che qualcosa dal laboratorio dei naniti è venuto qua, senza però aprire le porte. Ok. Sono fatto un corpo. Esatto. Volevo andare a fare un giro. Oh, volevo scappare da Corbani. Volevo scappare da Eric. Corbani, secondo... Allora, io adesso poi farò una figura di merda perché non sarà così. Secondo me, Corbani non aveva cattive intenzioni.
era un curioso del cavolo, del cazzo, che ha detto: sono andato via dalla stazione spaziale, ho perso praticamente tutti i dati, questa nave è praticamente un artefatto viaggiante, voglio scavare il più possibile senza fare casini prima di arrivare a casa. Fammi esplodere la testa. Tutti i dati non li ha persi, ha guadagnato creepy. Vero, hai ragione. Che culo, tra l'altro. E un sacco di dati utili, tipo i vaccini provocano l'autismo. Notizie vere ma fuorvianti. Assolutamente sì. Comunque, a questo punto, date queste idee che mi sto facendo, cerco di vedere se riesco a capire che cosa è stato prodotto nel laboratorio di Naniti. Devi andare nel laboratorio dei Naniti. Infatti vado nel laboratorio dei Naniti. Vai là e tira Technology. Perfetto. Un dato più per il dato di Gin. Perfetto. Creare 7 Naniti e una donna umana. Pensavo anch'io ai Naniti in quel senso. Dei piccoli omini che assemblano le cose, i Naniti. Un successo, due vantaggi. Montalo, smontalo. Allora. Lancialo. Attaccalo. Saldalo e macio. Sembralo. Vi prego, voglio il disegno di un nano che si chiama Saldalo. Non Sandalo. Capito? Chi ci ascolta? Illustratori. Fate... Esatto. Pietro, tu che ci ascolti. Fai Saldalo. Ma Pietro, dopo che ha fatto il gioco che ha vinto miglior game design, adesso se la mena. Non si muove per meno di 500 euro. Tra l'altro, è anche il gioco che è tra i candidati a miglior gioco dell'anno 2019. Chissà. Yeah. Cosmico. Allora, è diventato uno snob, Pietro. Le tue conoscenze sui Naniti sono scarse. Sai che sono piccole unità robotiche che possono unirsi assieme per fare delle piccole riparazioni o riparare interi moduli, però è una tecnologia che hanno solo alcune persone del consorzio che ne fanno ricerca, perché ancora non sono state ben sondate, sono state trovate in alcuni artefatti e sono state studiate. Ovviamente Bob viene da una base degli antichi, quindi potrebbe essere Max Power, tu i Naniti. Esatto. Vedi che ha fuso la tecnologia della spada al mercurio con i Naniti. Quindi si è fatto un T1000, perfetto. Il mercurio non è quella che prende fuoco. È quella che funziona con la cella d'energia, sì. Ok. E vedi che questi Naniti riescono a programmarsi secondo le volontà del programmatore. Mm-hmm. Quindi si sistemano nella forma desiderata dal programmatore. Una cosa molto complessa che richiede degli sforzi di calcolo enorme, ma Bob è una CPU. Lui può. Beh, a questo punto l'unica altra cosa che mi rimane da fare è sperare che qualcuno abbia visto qualcuno allontanarsi dalla nave recentemente. Sì. Ergo esco nel porto, nello spazio porto. Le guardie ci sono sempre nel porto. E manipulation per interrogare le guardie. Ma io userò anche il nostro cazzo di talento che non usiamo mai e pagherò una bustarella a una delle guardie. Giusto. Non ci fossi tu. Alla 19ª puntata ci la seconda volta che usiamo due volte. Ma il range era gli incantesimi. più o meno l'effetto pure. Esatto. Quindi anche ricco dei miei 1500 beer che avevo di tasca mia, perché i suoi ancora non mi sono arrivati. Come? Sì, c'ho il chip, ma dovrei certo fare il cambio, Quindi vado con il mio vecchio chip da 1500 beer, per non far vedere che sono un riccone. E 1500 beer di mazzetta. No, infatti gliene do solo 500 per essere sicuro. Spezza che entra il chip. Esatto, per quanto ne so io. Cazzo, è più comodo che gli euro. E gli pago sta mazzetta per per farmi dire se ha visto qualcuno avvicinarsi, ma soprattutto allontanarsi dalla nave. Mm-hmm. E poi per tenere la bocca chiusa. Allora, lui ti dice che al contrario. No. Lui ti dice che non ha visto niente.
poi gli aggiunge 500 birra. No, 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 lui okay. Gli dice che non ha visto niente, se non una donna che si è allontanata dalla nave e che facesse parte dell'equipaggio, ma lui non ha visto niente. Per farti l'occhiolino amico amico non parlerò, grazie, anzi. Perfetto. E pagato un anno di sicurezza. Quella donna aveva un drone. La donna era da sola? La donna era da sola, era una bellissima donna con i capelli biondi e un abito alla moda. E Bobba. E Bobba. E da che parte si è allontanata questa donna che non ha visto? È andata verso il centro e da lì però poi comunque le direzioni si possono essere molte, perché comunque la struttura della torre è di questo tipo, quindi c'è lo spazio porto, la struttura è larga 2 chilometri, quindi certo. Vabbè, ha preso il mitomane. Ringrazio, mi allontano. Inizio a farmi due conti di quanto tempo mi ci vorrà fare un giro della torre, chiedendo alle persone che normalmente nessuno caga, quindi gli accattoni, gli spazzini, le donne delle pulizie, tutti quelli che per pochi birra sono disposti a parlare e non per altri 500 birra perché non voglio spendere altri soldi. Torni alla nave? No. Domanda veloce, a parte che probabilmente... cioè... posso prevedere la risposta, ma quando mi sono avvicinato a te ed eri di vicino, i tuoi pensieri superficiali cosa dicevano? Bene. Ok. Me l'aspettavo però. Brigitte, Bardo. Io comunque se alla nave c'è un messaggio. No, perché francese. Io ho mandato un messaggio alla nave. Allora la scimmietta. Un messaggio alla nave, ho scritto tutto ok? Vedi che c'è le doppie spunte, ma nessuno l'ha letto. Sì, no, se lo mandi alla nave non c'è più. Non è che può mandarlo. Non c'ha il comunicatore. No, beh, era per... No, infatti ho mandato la nave e attivo il jammer. Ok. Visto che è arrivato Eric, se sa mai. E dopo aver attivato il jammer, sparisco. Ok. Cioè, mi faccio notare poco. Tre tiri di... Ah, aspetta. Se vuoi farti notare poco è un tiro di infiltration. No, il mio potere. Se vuoi usare il tuo potere ti tiro con 3 dadi di difficoltà, perché sparire in mezzo a tutti in una sala piena di gente con i panieri. No, ma io cammino, mi faccio un giro, poi quando arrivo in un posto dove c'è poca gente ritorno avanti e la gente mi vede, perché comunque il mio potere non è che diventa invisibile, ma nessuno mi caga più di tanto. Come se fosse un cameriere. Così è descritta diversamente. Ok, quindi vai a fare un giro nei giardini. Sì, faccio un giro nei giardini. Perché io sparisco in mezzo al bar. No, come certo. Con i paria. Io non lo farei. Vabbè, io so che quando sparisci sei sparito. Uso anche il talismano. Un giorno penserai che sia lì a proteggerti. Vabbè, ma io ho abbandonato questa idea a tempo. Cioè, prima tiro vedere se lo attivo. Sì. Cazzo, avevo dovuto farlo. 2 successi, quindi lo attivo e poi ti faccio infiltration. Perché sono di più. Quindi 20 minuti avevamo detto? 10 no, minuti è successo. Dipende da infiltration. Ah, dipende da infiltration, sì, scusa. Wow, quello sta attiva, poi ti infiltration. Oh la la la! Beh, 3 successi. Vedi che è un bel sistema. 98 dadi. Vabbè. Oh, sempre a conta dadi. Infatti, veramente. 30 minuti. Questa pignoleria. Ok. Bene, quindi puoi girarti il lunch bar vedendo che tutte le persone quando ti avvicini si sì, ma io poi torno di nuovo di là vicino a Samantha. Però almeno così l'attenzione la tira tutta Eric. No, tu lo vedi? Ti do uno scappellotto sul cappello. A me? Ah, vedo che mi vede? Deve fare la prova. No, perché ci sono 2 persone dentro di lui. Vabbè, deve comunque fare la prova. Ok, tira 98 dadi. No. Tira 98 dadi. La sofferenza. No, no, dai. Non uno per uno. Tira 98 e 10 alla volta. Niente. Niente. È uno. Uno, okay. Te ne serve un altro. Due. Okay. Va bene. Mentre... Io finisco, voi giocate. 98 milioni di dadi. Sarà pure potente l'oscurità, ma deve metterci un po' di sforzo. Deve tirare anche lei, esatto, giustamente. È giusto. Fisse, probabilmente io con 98 dadi non mi facevo 2 successi. No, ma vabbè, so buttarsi giù così. Con 2 dadi ne facevi 4, ma con 98 milioni... Esatto.
Io nel mentre faccio un tentativo. Io ti saluto. Saluta cameriere. Io la saluto. E faccio il cenno. La prende come una proposta adesso, esatto. È molto radiofonico questo. Sì, ah, praticamente okay. Zero fa per tagliare la gola con un gesto verso Eric. Eric lo interpreta come: vuoi che uccida qualcuno? Esatto. E io gli faccio cenno su quello che mi sta servendo i cocktail. E lui fa: alza le mani, vuol dire fai quello che vuoi. No, non attiviamo sta cosa. Perché? E voi non lo vedete! Mi dispiace. Potrebbe essere il momento giusto per far uscire la sua oscurità e vedere che succede. Certo, non era esattamente il mio piano, però non lo so. Ron c'ha un ottimo diversivo. Sai cosa mi ricorda? Hai presente i film Armageddon quando si mette a cavalcare la bomba atomica? Sì, ma visto, così, ma visto che, visto che Zero non pensa che sia così potente, considerando che qua ci sono 1 milione di guardie, 1 miliardo di paria, più altra gente esperta, più tutto quanto, più Samad, se lui si scatenasse... Questo tu lo senti nei pensieri superficiali di Zero. Se lui si scatenasse e nessuno di tutti questi riesce a fermarlo, tanto vale farlo adesso, perché tanto Samad non riuscirà mai a fermarlo. Se la sento nei suoi pensieri superficiali, ti mando un messaggio e ti dico: se non lo aizzi possiamo cercare di fare quella cosa intelligente che volevamo fare. Giusto, i suoi io non mi, punto. Io non mi espongo adesso in mezzo a tutta questa gente, mi impalano. Punto. Beh, quelli che restano. Io non rispondo più. Mi imparano il più corretto. Quelli che restano. No, perché sai, la telepatia è una cosa, ma l'esorcismo che mi metto così esce fuori l'oscurità. Ma tu lo fai quando sono morti tutti. A quel punto non è utile. Cioè... State partendo come al solito, prevenuti. Si saranno stancati. Mentre ora cosa faceva? Allora, io nel mentre. Vorrei chiacchierare con Eric e vedere se riesco anche a comunicare con il suo demone. Questa sì che è una grande idea. Fallo bene. Tutti addosso a me, no? Invece il genio è alla tua sinistra. Ma io non sono responsabile. Lei è una donna conscia una donna di fede, in più una donna conscia di quello di fare, e nessuno deve tarparle le ali. Sai, ora capisco perché una donna può fare le cazzate come un qualsiasi uomo. La cosa migliore è che io sono da tutt'altra parte, quindi sopravvivo lo stesso. Io sono per la parità dei sessi. La donna, se vuole fare una cazzata, la può fare al pari di un qualsiasi uomo. Severo ma giusto. Considerando poi che Alice potrebbe farla anche meglio. Infatti. Comunque, non è che io dico qua. No, allora, semplicemente, sì, mentre Eric beve i suoi cocktail, e dico: ah, ma principe di Persek, ma come mai si diverte così tanto a questa festa? Sbadiglia! Oh. Non ti diverti? Beh. Per ubriacarmi ci vogliono 9 milioni, anzi 98 milioni di bicchieri. Ma da... Vedi che ormai sono entrati a servite in rotazione. Esatto, il tuo potere. Non fatelo solo, usare il potere. Perché ne ho pochi qua dentro, no? Tanto ormai... Adesso li puoi usare tutti assieme se vuoi, raccontami, guarda. Raccontami magari la tua storia, da com'è il tuo regno, da dove sei arrivato. Io cosa mi giro guardando via le spalle per capire se sto parlando. La cosa più divertente che hai fatto. Qualcun altro. Qual è la cosa più divertente che hai fatto in questi ultimi anni? Linea piatta. Ilona. Adesso. Ah, no, ma scusa, ti divertivi a voler fare il principe? Raccontami, no? Parla di qualcosa. Non si sta al bar per parlare di qualcosa. Sì, ma siccome abbiamo vissuto insieme... 2 anni abbiamo vissuto insieme. Ecco, no? Sono stati più che sufficienti a capire di non farmi delle domande del cazzo. Ma tu sei sempre ubriaco. Beh, certo, qui è impossibile. Sì, è più acqua che stai bevendo che alcol. Ecco, quindi cos'è che volevi sapere? Vorrei sapere, adesso provo a fare il potere, vediamo se riesco a farlo. Raccontami del tuo passato e cosa trovi interessante nello stare qui con noi.
Sta usando mesmerismo, credo. Provando a usare mesmerismo. Però non credo che tu lo stia facendo su Eric. No, non lo sto facendo su Eric. Raccontami del tuo passato e cosa e ti... che cosa ti porta a... Puoi fare una sola domanda. Ah, ok. Raccontami del tuo... Sì, in realtà sì. Cosa ti porta a stare con noi? Cosa ti porta a stare con noi? Finiva così la frase, mi ricordo bene. Quindi attivo solo l'ultima domanda. Quindi punto oscurità e tira. Sì. Allora... Difenditi con 98 milioni di dati. No, perché in questo caso lei è l'araldo che attira l'oscurità. Quindi più è forte l'oscurità, più è facile il tiro per lei. Quindi tiri con 98 milioni di dati. 3 successi e un vantaggio. 5 dadi. Il mio potere. No, è roba che fa schifo. No, sono i dadi che vogliono che... Vedi? 6, vedi? Dado! Tira un dado e mouse succede. Tirali una alla volta. No, no, ma non no. funziona. No, aspetta, i dadi. Sei. Allora, non funzionerebbe quando serve. I dadi si prendono gioco in questo momento. Perché importante, non fanno. Cioè, tu dici, Jacopo, coi dadi è sfigato, quindi tira basso. Invece, i dadi in questo. In questa campagna tirano per sconfessare Roberto, cioè nel senso per farsi beffe di Roberto, anche se poi questa cosa va a suo vantaggio nelle azioni del gioco e gli fa fare dei successi. L'importante è che vada in controtendenza con le sue aspettative quando le dichiara. E soprattutto quando fa parkour. È così. Infatti non dovevo tirare. Più tirare si è messo in una botte di ferro col parkour. Allora... Vedi che il volto di Eric diventa più sprezzante, più allegro e i suoi occhi cominciano ad avere delle venature nere. Il tono di voce leggermente si acuisce e comincia a farti... Ma perché viaggio con voi? Ma è divertente! Cioè, vuoi mettere dove ero prima? Una palla chiusa in quella scatola, mi ero rotto coglioni, non voglio più rivederla quella scatola. Io sento qualcosa in termini di pensieri superficiali. Non sono a 2 metri, scusa, non sono a 2 metri da lui, perdonami. Mi no, piacerebbe essere. No, 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 non è il problema dell'essere a 2 metri da lui, è che lui, se sondi la sua oscurità, perché sta parlando la sua oscurità, stai cercando di capire un messaggio luminoso sulla cima del Duomo a 6 km di distanza. Perché è un pallone gigante la sua oscurità. Quindi. Non c'è un pensiero superficiale, perché una mente è è lì il pensiero. Questa è una cosa enorme che pensa. Beh, ci sarà però un passaggio da mi devi fare un tiro per vedere se riesci nel casino dell'oscurità, che comunque sei lì, cazzo, c'è Eric che sta bevendo con beh, io sto sentendo proprio quello che dice, no? Sei in disparte, ma comunque sei in sua prossimità. Io sento cosa le dice però. Sì? Sto sentendo la discussione, ok. Sì, non ti vedo, non ti percepisco. Però. Perché vuoi, tu se vuoi sapere i pensieri in profondità. Ho fatto 3 successi e 2 vantaggi. E voglio. Allora, innanzitutto rendermi perché conto. Perché qui ti conviene più usare il, cos'è, il secondo o il terzo potere. Certo. Per focalizzarti sui pensieri profondi. Sì, allora. Perché sennò non ottieni più informazioni assolutamente di cui parlando. Sì, mi ci focalizzo nel momento in cui me ne accorgo. Ho fatto comunque 3 successi e 2 vantaggi. Ok. E innanzitutto la cosa che mi interessava è capire. Che non sta più parlando Eric, perché l'ultima volta era bere, adesso la voce è vigile, sta dicendo cose diverse, sento... Questo lo capisci, perché come avevo descritto la volta scorsa quella anfora nera che racchiudeva il bianco Eric, ora che vedi che la situazione è un po' switchata, cioè c'è il bianco Eric con il nero che ha preso completamente controllo di tutto il corpo, quindi lo sta mettendo agli estremi perché sta governando lui. Praticamente lei l'ha tirato fuori. Ok. Ha cominciato a tirarlo fuori. E con questi 3 successi poi vabbè, mi dirai eventualmente cosa capisco. Ok. Beh, no, era una palla terribile stare in quel cubo. Dopo... Ah, un cubo? Mi sono passati 20 anni. 20 anni? Sì. 20 anni... 20 anni dentro un cubo, tanto coglione! Ma cosa che fine ha fatto questo cubo? C'erano degli imbecilli che... Tra l'altro gli ho fatto un culo così oggi pomeriggio che hanno provato... No, scusate, era stamattina. Che stamattina hanno provato, fatto un culo così, però quegli stronzi non ce l'avevano il cubo, quindi sarà ancora sulla nave, se non l'hanno disintegrato. Ah, cavolo. Che mi stavi chiedendo? Aspetta.
No, come mai sei qui con noi? Quindi... Ah, perché mi diverto! Nella verità perché mi diverto. E non hai mai pensato di andartene da un'altra parte? Quanti servienti che ho ucciso? Eh? Quanti servienti? Ah, dici Bob? Uno, due, tre, quattro, cinque. Sesto Bob? Sesto Bob, sì. Il settimo si è suicidato nel computer, non so se vale. Si è suicidato? Beh, sì, è entrato dentro il computer. Ah. Dove andavamo da Mura. Hai ragione, hai ragione. Se non sbaglio l'hai ucciso te, è stata quella la parte divertente. No, non è vero, non l'ho ucciso. Eh sì, mi sono divertito da morire. Beh, certo, non puoi collegare i neuroni di qualcuno dentro un computer lasciando il cranio intero. Io non volevo ucciderlo, però. E questa è la parte divertente. E vedi che Eric che ritorna in sé. E comincia okay, a bere. Allora, quando questa cosa... Ok, dimmi. Tu, nel frattempo, che mentre parlavano non hai sentito niente di quello che dicevano, sì, perché eri concentrato nel suo io profondo. A parte che nel mezzo di una selva oscura, sì, proprio, proprio per citare qualcuno. Sì, sì, bambini che urlano, ombre... No! Non euclidee. Ti chiedo però, prima di narrarti, per capire quanto narrarti, mi dispiace per i successi che hai fatto, ma... Beh, tirami wits più mind, empathy, per resistere a quello che vedrai. Wits 4 più empathy 3, vediamo, no. Empathy, non c'hai 5 empathy. Cioè, ah, wits più empathy, scusa, sì, 9. Questo è tipo erboristeria più carisma. Esatto. Perché? L'ho fatto. Perché wits e empathy sono della sono due caratteristiche. Sono due attributi. Sono due attributi? Sì. E sono gli attributi dei mind point per resistere allo stress mentale. Io ci provo così, voglio anche capire... Una cosa, condiziona quanto mi stressa o condiziona quello che scopro? Quanto impazzisci da quello che scopri? Sì. Qui rischi grosso. Uso il potere del gambler. Ok, ma tira. Sì, certo, no, beh, magari faccio più successi. Sì, però sì. Intanto te lo dico, dato che te lo devo dire prima. Cos'è che fai? Tre successi automatici. Cinque successi? Ho cinque successi e un vantaggio. Che cosa, però? No, cinque successi e due vantaggi. Anche se spari su un sì, tiro qualsiasi, il potere del gambler sì, io sì, l'ho preso apposta perché è quella cosa che ti dà il colpo fortunato, è un critico, sono tre successi buoni. Io direi che più mi dai tutti i dadi che hai tirato? Sì, direi che più di 20 dadi è il massimo del sistema. Ogni successo che faccio sarà un mind point, ogni successo che hai fatto tu farà un mind point. Porca uno. No, dai, no, è andata bene. È andata benissimo. Sono stato altamente. 3-4. Ci aggiungo vantaggi tutti. Certo. Pari allora... tutto. Uff. È andata bene. Fa male. Come siamo i punti scurità ora. allora. Tu viaggi in questo momento dentro la sua mente. È. Non è una dimensione fisica, cioè perché di solito quando tu entri nella mente profonda di una persona viaggi all'interno dei suoi ricordi, quindi comunque è come se camminassi accanto a lui. In questo momento tu non viaggi niente di fisico. Questo viaggio che tu stai facendo dentro l'entità dentro di Eric ti fa vedere frammenti di scene che rappresentano tutto una specie di forte emozione. Quindi vedi una persona che si sta iniettando della droga in vena, una donna che sta avendo un orgasmo, un pugile che dà l'ultimo pugno per mandare knockout l'avversario, l'adrenalina che scorre, quindi è più l'adrenalina che scorre dentro questo pugile, un uomo che si butta col paracadute, una persona, un militare scevro di paura che si tuffa nella guerra col fucile in mano. È una cavallassi di fortissime emozioni, okay, che ti travolgono, ma riesci a mantenere la mente salda su di te. Al che raggiungi il pensiero profondo dopo questa nube tempestosa di emozioni che del discorso che stava facendo con Ilona, e vedi questo filo bianco che guarda all'esterno e vedi Ilona, seguendolo al contrario,
entri nella profondità di questo ricordo. Quando vedi il cubo, vedi che ci sono 8 esseri. No, aspetta. 8 esseri che parlano fra di loro in una specie di concilio, circolo ristretto, e si voltano verso il 8 esseri e si voltano verso l'ottavo, che è lui, per accerchiarlo e con una sorta di potere di qualche genere lo riducono di volume. Lui si sente sempre più intrappolarsi dentro una dimensione ancora più stretta, per finire all'interno di una scatola. E a un certo punto, poi, questa scatola, senti un... viene sigillata. Una sonora chiusura, e lui che batte su tutte queste pareti di questo cubo e rimanerci intrappolato dentro. Quello che sa lui è che è una cosa che dovevano fare. Quella che hanno fatto è che è contro la sua volontà. Quello che però non torna è che l'hanno fatto contro la sua volontà. Lui si è poi ridestato da questo cubo dopo il tempo che passava, e per lui scorreva normale il tempo, nella noia più totale, perché era un cubo oscuro dove non poteva fare niente. A lui gli piacciono le emozioni forti, tutte quelle scene che hai visto gli mancano, per esempio per scene assurde c'è anche quella in cui uccide e c'è il piacere di uccidere, a seconda tendenze suicide, a secondare tendenze suicide, cioè. tutto che è una forte emozione. Senti che non ne può fare a meno. Lui si ridesta e si sente toccare da qualcuno che lo vuole aprire, ma poi con l'inganno viene passato a un altro. Non so che metallo ho detto. Diciamo che lui era meno coinvolto, in effetti ha sentito qualcosa. Ci ho pensato anch'io. Ah, il toccare. Il toccare da qualcuno che lo vuole aprire, in realtà. Vai. Però in realtà non hai detto niente di ma, cioè io ti stavo ascoltando, ti stavo seguendo. Veramente chi ti ascolta. Esatto. Vero? Si ridesta quindi da questo torpore in questo cubo e trova davanti a sé Eric, e non ci pensa due volte. Certo. E lo fa a suo, tipo Venom. Anche questo era un po' metallo. Ok. Ragazzi, è tutto il metallo della mente di questa campagna. Allora. Abbiamo appena detto, però. Sì. Ok, allora io. Ero fuori. Ero FK. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ottimo. Esatto. Tu, Ilona, vedi, hai guardato, stavi parlando con Eric. Sopra la sua spalla, vedi dietro la sua spalla. Vedo te. Vedi me che ti sto fissando con uno sguardo con cui mi hai visto veramente una manciata di volte in vita mia, che è lo sguardo del se lo rifai ti butto fuori dalla nave in un tappeto, A quello ci può pensare Ron, ci sono 2500 verdi di tappeti nuovi, non trovarci mai più in una situazione simile, okay. Tutte le misure, però luce di letto o il tappetino del bagno. Ok. A tal proposito, io ho ormai fatto tutto il giro del, sì, esatto. Del porto, esatto. Molte persone hanno visto questa bellissima, ma un po' ingessata donna che è andata verso la... No, non così ingessata, nel senso molto composta. Sì, sì, beh, certo. E che si muoveva... Ah, hai fatto la battuta. Molto composta. Giusto. Dai naniti, è vero. Giusto. Non voglio stare su questo pianeta ancora. Ma ce ne sono un sacco nell'orizzonte, quindi non è un problema. Esatto. E che si muoveva verso la torre. Mi toccherà andare verso la torre. Alla fine siamo tutti alla festa come gli stronzi. Vado. C'hai i doti artistiche? Lui o melee combat? No, tex senti. Tutti artistiche. Oh. E complimenti. Oh, può essere un'arte marziale. Sì, in effetti, sì.
Beh, usando un pugnale sai incidere qualcosa, però andrei a fare quello senza dubbio. Con tutte le descrizioni che ti hanno fatto, hai un ritratto più o meno accurato della persona che stai cercando. Quindi alta circa 1,75 m, capelli biondi, gli occhi azzurri. Il figone hentai. Ok. Guarda, ti dirò quanto l'ho disegnato bene. Con un pugnale, due successi. Su un barbone. Te la porti dietro, avete visto questa cosa? E non mi riesce sulla carta, non ci ho provato, ma non riesce. No, beh, tra gli attrezzi ho una matita. Questo barbone. Sul barbone, dici, con la matita. È il clochard portatile, Ron. No, la matita per pugnalare i barboni soltanto zero, perché è lui John Wick, quindi esatto, la matita non gliela togliamo. Va bene. È suo copyright. E vabbè, quindi ho un ritratto di questa persona. Sì. Perfetto. Vado verso la torre. Sì. E se nessuno, finché nessuno mi chiede niente, io vado avanti dritto. Come ho descritto agli altri, c'è un punto di ispezione. Tu sei uscito con un po' di roba. Io sono uscito non con la mia spada, perché la mia spada, adesso che ho una nuova spada, è dedicata solo all'uccisione di Shariar. Quindi finché non vado da Shariar, quella sì, non sì, no, la dura nave. Sword non la consideravo. È chiuso la nave a 2 chilometri. Vai, vai. E ho il pugnale e la spada mononucleare. Allora, la spada mononucleare la puoi nascondere benissimo. Perfetto. Con lo stesso bonus che ti dà l'arma. Perfetto. Il pugnale glielo lascio lì. Non me ne frega okay. Niente, mi basta avere un qualcosa. Quindi ne tiro 5. Perché comunque, anche se la scoprono, non capisco che cazzo sia. Perché non è una Mercury Sword, è una Mercury Knife. Oh, tre successi, tre vantaggi. No, così proprio ignorato. Esatto. Il complimenti. Come si chiama? Non è il derviscio, non è neanche il satiro. Come si chiama? Fakiro. Fakiro. Fak spazio. Il satiro. L'ho appeso. No, ero ma fak spazio Iro è metallo. Vabbè, ma era così. No, sapevo che il satiro non c'entrava niente, il coso con gli zoccoli e corna. Però non so come mai mi viene in mente satiro. Non chiedo. Satiro, fakiro. Non ne ho idea. Madiro. Madiro. Comunque, praticamente la spada è appesa tipo cravatta. Cravatta, nessuno la nota. Beh, ci sarà un sacco di gente eccentrica che è salita sopra. Ci ha bugato con la cravatta, quella la tastiera. Sì, c'è un tizio in armatura completa. Esatto. Quella medievale, però. Questa è un'antica armatura del pianeta remoto di Angol. E niente, proseguo. Sì? L'attivista dell'ambasciatore. Proseguo a questo punto più o meno l'orario d'ingresso della festa. Venite. Viene quindi annunciata l'apertura della festa. Ok. Che si tiene nella parte centrale dei giardini. Ok. Ci sono delle grandi aiuole, tutte campanate con piante fiorite, e con sotto tavoli dove viene servito il commensale. E è organizzato un po' più a buffet, perché però con tavoli minimal di buffet, cioè non è la nave di crociera. Certo, che... sì, il buffet, come si dice, è dozzinale. È molto minimale, ci sono tanti camerieri che servono e portano da bere, che sono pronti a soddisfare le richieste di tutti gli invitati, così che ognuno può farsi un piccolo piatto o addirittura farsi scortare il cibo che vuole consumare in una zona dei giardini. Ok. Così che possa con un piccolo gruppo intrattenere le proprie conversazioni in una sorta di privato. Certo, certo. Se beh, è talmente ampio lo spazio che cioè, è tutto libero, ma se ti vuoi appartare un attimino per fare una chiacchiera è un chilometro. Io visto che non mi sta notando, vedo se qualcuno mi getta più di uno sguardo. No, mi metto la maschera quella filtrante. Ok. Non si sa mai nella vita. Io noto Ron, cioè lui è arrivato alla festa. Io lo incrocio? No.
Allora, casino della festa. No, anche perché io cerco di muovermi sui lati per non andare nell'occhio, ma vedere io. Io invece che sto facendo il palo e guardandomi tanto bene intorno senza che nessuno mi noti, posso provare a vedere se noto ronta la gente. Observation. Con un malus di 2 per la confusione. Lui ha fatto un successo. Malus di 2? 2 danni. Il dado che ha scartato ha fatto 6. I due dadi che ha scartato hanno fatto 6 tutti e 2. Non ci posso credere, veramente, ragazzi. Sì. Quanti dadi devi tirare? Ne devo tirare 4. Ne ho presi 2. 2 li ho scartati e hanno fatto 6 entrambi. Vai, Roberto. No. Vabbè, dai, qua c'è qualcosa. C'è un magnet, dai. Tipo Luigi a bordo quando la fai. Fantastico. Vai. Dai, vediamo. Un vantaggio. Non so cosa dire, non posso neanche lamentarmi. Perché non ha alcun senso nel... Perché statisticamente hai tirato 4 dadi e hai fatto 2 successi. Però i 2 che hai scartato erano... Esatto, erano i successi. Te l'ho detto. Non li devi tirare come dadi. No. Cioè, l'hai notato tu e Gianni l'hai visto tutto. Sì. Io avevo visto solo una cosa folle. Questo qua sbatte contro la ciotola e fa sempre. Adesso c'è la mano di qualcuno. Io mi sto cominciando a puntata la metto per prevedere. Io ti giuro, cioè, sono esterrefatto. Andiamo avanti, per piacere, andiamo avanti. Che bel sistema. Io vado a cercare, ma non c'è niente il sistema qui, è lo spirito dei dadi come il cuore delle carte di Yu-Gi-Oh! Che però per qualche motivo si è disallineato. È avverso a te. Sì. Solo in questa campagna. Allora, io cerco Urbani. Ovviamente se sta intrattenendo conversazioni con altre persone, non è che ormai vado... ancora non lo vedete da nessuna parte. Ok. E nemmeno se dili. Allora cerco... Allora, quello che cerco è qualcuno che potrebbe avere affiliazioni con i draconiti e che sta tenendo d'occhio proprio... Ok. Okay. C'è un draconita solo a Coriolis. Ho detto affiliazioni con... C'è un draconita solo a Coriolis da cui esiste. Bene, evidentemente. E loro stanno tutti pegazzi loro. Allora a questo punto sto... Tutto quello che ci dovevano dire ce l'hanno già detto. Beh, sì, è vero, però... sì. Però quello che non ci volevano dire lo potrei sentire io se lo pensano, quindi sarebbe il caso di ascoltarli. Vado a questo punto vicini... Cioè mi avvicino per fare conversazione spicciola con le persone che potrebbero avere le intenzioni più pericolose in questa festa. Quindi, cosa ne so, discuto un po'... con gli esponenti dell'ordine dei paria e praticamente faccio un po' il turista, cioè non mi presento come la persona che ha portato qua Urbani, gli dico ah ma questo Urbani mi hanno detto. Io invece faccio il contrario, vado da quelli che sembrano più importanti cercando di essere defilato e provo a origliare le conversazioni che fanno, tipo se si domandano perché non c'è ancora Urbani. Ok, tira infiltration. Allora io tutti la manipulation. Ok, il mio scopo è sempre lo stesso, io non faccio domande, io parlo a vanvera di Urbani, anche ripetendo quello che è già stato detto, nell'intenzione di risvegliare il ricordo, cioè il pensiero di Urbani nelle loro teste e ascoltare che cosa ne pensano. Tipo, ah, questo stronzo. C'è un vantaggio visto che sono non notato, c'è un colpo potere. Sì. Quanto? Perché hai fatto 3 successi? 3. Ho fatto... Sei a fine però, Sei a fine del potere. Sì, stato riattivo. Ho fatto un successo e 3 vantaggi. Vedi? Ho provato con la sinistra, io non tiro mai con la sinistra. Forse vediamo... quello è il segreto. Chissà se quello è il segreto. Beh, 3 successi. 3 successi e 2 vantaggi. È un buon segreto, 3 successi. Allora, nessuno di voi due trova persone che parlano distintamente di Urbani. Si aspettano solamente che prima o poi questa persona venga palesata, perché tutti sanno più o meno quello che sapete voi, che era un... scienziato andato nel remoto sistema di Arus, se ricordo bene, sì. Dove doveva fare un salto per nuove destinazioni, un nuovo portale che pensavano di aver scoperto, che poi non se ne ha avuto più notizia. Okay. E dopo 20 anni è risaltato fuori. Oh. Quando io dico ai pari a tipo comunque è interessante questa cosa, il fatto che sia andato in un posto così sperduto, chissà cosa aveva trovato, i loro pensieri sono i medesimi che ti ho descritto all'Ange, okay, ossia che vorrebbero saperne di più, se non è un portatore di oscurità, vorrebbero parlare con lui separata sede per testarlo, per vedere come sta. E quando parlo del rapporto tra Urbani e Sedighi? Finisci la frase, sì. È difficile concentrarsi. Prendi un dark point. Scusa.
perché ho provato a riattivare il potere. No, finisci. Prendi due dark point perché ho provato a riattivare il potere e ho spinto. E rischio il fumble. Ha fatto una posturina, perché su comunque. 12 dadi no, mi stavo riattivando il potere. No, lo so, però per non disturbare voi ho detto guarda tu i tiri che faccio. Allora non hai fatto una posturina, scusa, io mi sarei fidato. Rischio il fumble. No. Fumble. No, no, era uno. No, uno. Abbiamo deciso che era uno. Vabbè, non lo riattivo. Però ho fatto 6, sì, sì. Chiaro, adesso sì. Ovvio. È ovvio. Adesso che non vale un cazzo. E vabbè. Quando parlo del rapporto fra Gurbani e Siddiq, cioè nel senso come si conoscevano, pochi sanno, questo lo senti nelle menti di alcune persone, che tra l'altro dovresti ritirare il fartile se vuoi, perché hai cambiato scena. Hai ragione. Perché dall'ange sei passato... E tanto che lui ritira, io tiro per vedere la tizia bionda. Un successo e tra due e tre vantaggi. Okay. Faccio uno per volta. Sì, sì. Nelle persone che intrattieni nell'immediata vicinanza, senti che pochi conoscevano che Gurbani e Sedighi si conoscevano, scusate il gioco di parole, e che erano amici, per modo di dire, di vecchia data. Perché Gurbani che in realtà è invecchiato e... Scusate, Sedighi che in realtà è invecchiato e Gurbani invece certo. È rimasto tal quale. Ma ancora nessuno lo sa, perché nessuno ha visto Gurbani se non pochi intimi. A questo punto, il resto del tempo, dato che comunque ne passerà, lo spendo per capire cosa ne pensa l'alta società nelle varie fazioni della rivolta e se qualcuno ne sa qualcosa o se è particolarmente schierato. Da dove viene, come è mai scoppiata, ma secondo voi la situazione geopolitica del... Ok, di Coriolis. Questa è larga. Tirami manipulation perché è tanta carne al fuoco. E salutiamo Salvatore che ci segue live per la prima volta. Ciao Salvatore! Okay. Ciao Salvatore! Ciao Salvatore! È arrivato Salvatore, hai fatto 5 successi. Benvenuto Salvatore! 5 successi e un vantaggio con 8 dadi. È vero! Dopo mi dici quello che vuoi, dopo anche dopo che con 5 successi suppongo di scoprire qualcosa di interessante. Io basta, tu non lo riattivo. Esatto, tu comunque non hai sentito parlare di... Avevo fatto 3 successi per un vantaggio. Giusto. Aspetta, ma ripetimi la domanda perché... No, io stavo andando dalla gente, invece lui stava andando dagli zozzi. Io stavo andando dalla gente importante che probabilmente sono quelli che si stavano domandando. Quando arrivano magari sanno, io tra poco arriverà Sedighi, tra poco arriverà Gurbani. E stavo ripiando le loro conversazioni. Allora, no, nessuno sa di preciso quando arriverà Sedighi e Gurbani, ma a momenti, perché è comunque sono gli ospiti d'onore della festa, il rappresentante principe del consorzio, che è Sedighi, ha detto di voler fare la festa in onore di Gurbani, qualche novità dovrebbe portarla. Salve. E salute. Però nessuno ha informazioni precise su come e quando. Okay. Mentre Ron cerca fra le varie inservienti, c'è una donna che ti attira, che però è vestita come una appunto cameriera, che corrisponde abbastanza alla descrizione della donna che ti ha. Guarda il disegno che ho fatto. Ok. Sul barbone. Sul barbone. Ok. Vedi che mentre della scrutina. necronomica. Esatto. Mentre te la scruti e cerchi di capire tutti i suoi dettagli, vedi che nota questa tua attenzione verso di lei. E fa per svicolare fra la folla. Perfetto, la seguo. Svicola adesso. Svicola. Svicolo tutto, manzina. Svicolone. Grande. Svicola malissimo. Beh, però hai 87 miliardi di neri, quindi. Non lo sa usare il corpo. Okay. È un po' legnosa, sa. Giustamente. Un successo e un vantaggio? Che dovrebbe fatti due di vantaggi. Allora, provi a seguirla, ma... Beh, scusa, a sto punto spingo. Tanto ha dato un milione di punti... Non sentirti in colpa per questo. Uno in più. Come prima. Un successo e un vantaggio.
stavo dicendo. Fai per seguirla, ma a un certo punto senti che c'è un lieve rumore di musica che aumenta di intensità. Le luci del parco vengono soffuse e vengono aumentate quelle di un parco che c'è davanti a questi posti dove servono il cibo. E Gorbani viene illuminato. Tu, siccome le persone vedono questo cambio direzionale della luce, fanno per accalcarsi intorno al posto e perdi di vista la ragazza. Ma io spendo il mio plot point. Ecco. Perché la ragazza, mentre sta svicolando, viene fermata da un tizio che ci prova pesantemente ed è molto ubriaco. Ehi. È plausibile. Sì. Ha descritto perfettamente Eric. Esatto, un tizio non l'avevo pensata così, ma va benissimo. Sì, anche perché penso che noi siamo stati sospinti dal bancone per andare dove c'era. Cioè, mentre lui la perde, e ci vuole dire, cazzo l'ho persa, e in quel momento vede tipo Eric, ehi, quanto sei figa! E quindi la riprende. Ok, c'è un muro vicino? No, è un giardino aperto, l'unico muro che c'è. Tipo una colonna, qualcosa. Esatto, bisognerebbe andare verso, bisognerebbe andare verso la sinistra, che c'è un muricciolo che separa. Ok, bene, vabbè, praticamente la spingo a strattoni verso il muro, poi metto la classica mano sul muro. Guardo. E tanto ti sto guardando, cosa stai facendo, Eric? Mi accoppio. Con il drone che fa. Con il drone che ti fa così sulla spalla. Mi accoppio. Ehi, eh? Eh? Salve. Salve cosa? Passiamo direttamente al dunque, saltando i saluti. Che ne dici? Eric. Sì, alla fine, con un plot point ti ho fatto ritrovare la tizia e anche Eric. Ben speso. E quindi mentre tu... vediamo Eric che per la prima volta nella campagna stupra Bob, però questo è un altro discorso. Ma lei non è Bob ancora. Non ho più qui lo è download è Boob, se non è Bob è molto brutto. È Boob. Avevo detto una ragazza in Thai. È vero, è vero. Beh, quindi vuol dire che potrebbe avere una grossa sorpresa. Esatto, sì, è ancora Bob. Beh, a questo punto mi avvicino. Sì, vedi che la ragazza è importunata. È molto ritrosa ad assecondare le voglie di quello che riconosci essere Eric. Ciao, Ron. Ciao, Ilona è dietro qua con il primo posto. Ilona, sì. Vai a trovare Samad, per favore. Ma Samad mi ha detto che devo stare dietro. Lo guardo io, Eric. Vai a trovare Samad. E questa povera ragazza? Penso anche a lei. Ok, va bene, vado da Samad. Di corsa. Vado? Sì, vado. Eric. Ciao, Ron. Ciao, Eric. Senti. Sì? Io ho bisogno di questa ragazza. Sì? Scusate un secondo. Tu ti sei un attimo distratto per parlare con lui. Cioè non puoi tenere sott'occhio due persone contemporaneamente. Lei appena a un momento si stacca da Eric. No, a meno che non la polipi. Vabbè, se si stacca un attimo è un conto. Eric si è staccato un attimo. Ah, ok. La ragazza? È plausibile? O te la stai trattenendo? No, io ce l'ho bloccata. La ok, corona. Perfetto. Scusate, volevo la descrizione. Esatto, sì, bella. E diciamo che è difficile guardando lui non vedere anche. No, appunto volevo la descrizione. Perfetto. Ho bisogno di questa ragazza e ho bisogno che tu faccia un grosso favore a me. In cambio... Intanto di... amico a lei. No? Con l'arico. Esatto. Ho un grosso favore anche per te. Esatto. Oddio. Allora, vabbè, ti ci vuoi accoppiare tu, diciamolo. Siccome io sono buono e magnanimo e qui è pieno di figa, veramente preferivo andare con lei, signore. No, fidati. Ok, va bene. È stato un incanto. Le prendo la mano, gliela leggo. Vedi che è impassibile perché lo conosce bene. E me ne vado. No, è perché leccava gli sciottini di bicchieri sulla nave. Uguale, sì. Ormai. C'era, c'era dell'amore in realtà. Se mi diceva di no, iniziavo a usare anch'io Master of the Dark, che calmò lo spirito di Eric. Quindi. E aspetto che Eric si sia allontanato un attimo.
Ok, io mi guardo intorno, individuo la prima forma di femminile più o meno, pensate così, non Ilona. Oh, un'ambasciatrice di mezza età. Esatto. Esatto, importantissima. E vado dritto. Col casco di frutta, è presente quella, quel turbante. Esatto, esattamente. Che rappresenta la pace di tre mondi diversi. Esattamente, io mi dirà benissimo. E nel frattempo vedi che c'è quella persona che parla sull'altare. Sul, non mi interessa assolutamente nulla in questo. Infatti momento. Immaginavo, ho detto parla sull'altare apposta. Innanzitutto ti ho salvato la vita, quindi un grazie potrebbe essere. Grazie. La seconda cosa è che ti posso salvare la vita una seconda volta se inizi a parlare e mi dici che cosa ci facevi sulla nostra nave. Prego. Tiro fuori il disegno. Questa sei tu. Sì? Perfetto. Con la barba. Non sono io. So che ti sei allontanata dalla nostra nave. Sì, ho fatto rifornimenti alla vostra nave oggi pomeriggio. E quando tu ti sei avvicinata alla nostra nave, è successo qualche cosa alla nostra nave. Quindi ho bisogno che tu mi dica esattamente tutto quello che sai, perché io non ho nessuna intenzione di farmi fregare le cose dalla nave. Ah, signore, certo, capisco. Tira fuori un pad dove vedi il diario dei suoi appuntamenti e ordini di lavoro della giornata. Verso le 15 c'era la consegna di 2500 bir di tappeti alla vostra nave. E lei era quella che li ha portati. Rifornimenti, giustamente. Tu vuoi provare a fare data di Jin per vedere se sono ordini contraffatti o... No. No, se è Bob li può avere ordinati. Esatto. Quindi l'ordine è reale. Checkmate! E che cosa hai portato via dalla nave? Ma, signore, ma io non sono entrato nella vostra nave. Mi è stato aperto l'hangar appena in prossimità... Beh, in realtà mi sono connesso alla vostra nave per diciamo, suonare il campanello, come si vuol dire, quando si manda il messaggio per le consegne. Si è aperto l'hangar della vostra nave, ho caricato la merce e poi me ne sono andato. E non hai visto nessuno? Tu non hai avuto nessun rapporto con nessuna persona della nave? Fortuna per poco. Che rapporto sarebbe stato? Che persona soprattutto? Non so se conosci quell'uomo, fa parte della vostra nave. Dimmi che non hai avuto un rapporto con quell'uomo. No, mio malgrado no. Era interessante. Stacci lontano il più possibile. Comunque io ho veramente bisogno che tu adesso inizi a dire la verità, perché mi sto veramente stancando. E in tutto questo caos di questa festa nessuno noterà una ragazza che manca. Quindi adesso uso il potere messaggero. Mi spieghi cosa fa il potere del messaggero di preciso? Mi fa avere un successo automatico in manipulation per convincere una persona a fare qualche cosa, in questo caso dirmi quello che sa. Ok. Vedi che ti prende per un braccio e fa per trascinarti. È uno zombie. No, è Fugazzuna. Beh, la seguo, tanto io sono quello con la spada mononucleare e lei no, quindi non mi sento molto minacciato. Cioè. Che ci fai qua, Ron? Bob? Sì, però non proprio Bob. Ci faccio che sto cercando Bob. Mi hai trovato. Perché Bob ha abbandonato la nave senza dire nulla a nessuno. Era un silenzio radio dopo che ci avevano intercettato, grazie a Samantha. Un biglietto potevi lasciare allora. Ah, come il post-it di Eric, molto utile. No, di Laura, scusa. È stato utile a farmi sapere che almeno Ilona era con Eric e Eric non era da solo in giro per la città. Io stavo per andare... Senti, queste salsicce ancora non le so usare, sto caricando i programmi per usarle. Potevi stamparlo. Con i dita! No, il biglietto. A
ad ogni modo, io stavo... Li ho riconvertiti in naniti, non posso usarli ancora. Stavo andando ad uccidere la persona sbagliata solo perché tu non hai lasciato nessun tipo di messaggio. Una X sulla porta, qualsiasi cosa. Ma è una settimana che non venite dentro il core, da quando mi sono installato. Non siamo mai andati dentro al core. E appunto pensavo che non ci veniste. Ho capito, ma tu hai smesso di parlare. Cazzo, non è entrato in funzione il programma di backup. Vedi che ti guarda imparicata come dire, oh cazzo, ho fatto una minchiata. C'è la nave che è una scatola vuota. Se uno arriva mette tipo un Commodore 64, ci la pilota via senza problemi. Andiamo alla grande. No, non sai di averti risolto i tuoi problemi dopo che l'avevi pagata. Non c'è il backup, quindi la nave non funziona ora. Okay, andrebbe installato un'altra intelligenza artificiale. Non esiste. Okay. Perché è calibrato per quella nave. Se no finiva come in tutte le migliori storie che quando hai pagato l'ultima rata della macchina esplode. Cosa che mi è successa, si è rotta, si è distrutta. Ultimo cioè rata scesa il 26, era il 28. Io stavo pensando, non dovrò più pagare la rata della macchina, mi si ferma motore, emergenza motore, macchina distrutta. Ne ho dovuta comprare una nuova. Che bello. Bellissimo. Che sfiga. Che bel sistema. Che bel sistema. Che bel sistema. E perché ti saresti allontanato dalla nave? Allora, perché c'è qualcuno che mi stava tracciando. Non ho capito bene se erano i draconiti o il consorzio che stava cercando di attivare il sistema. Credo che abbiano sfruttato Clippy per usare la mia backdoor, per fare la backdoor, che ho dovuto chiudere il programma e riuscire. E io ho seguito gli ordini del capitano. Poi mi sono connesso alla rete di Coriolis in cerca di informazioni, ma a quanto pare ho allarmato i sensori dei paria. Questa è l'ennesima prova che il nostro capitano dà degli ordini sbagliati. Il capitano aveva chiesto informazioni sul cubo, ce li avevano... Io ne avevo qualcosa in memoria, volevo cercare se c'è qualcuno se l'avesse. Ho pensato a tutte le informazioni che c'erano, scandagliate tutte, ma mi sa che sono stato un po' imprudente. Che non era attivato qualche sensore dei paria. Ecco. Inizia a installarti una nuova subroutine che si chiama Ron, che ti fa mettere un po' di paranoia. No, la mia personalità funziona benissimo così, vedi che si mangiucchia un unghiale. È una cosa molto umana. E vedi che sono, mentre se la mangiucchia si autodisprintera e gli rientra nelle labbra. Se sia il consorzio che i draconiti, che probabilmente i paria, che probabilmente qualcun altro. E forse un po' per la regione. Sta cercando te, non sta cercando tanto noi, se è la tua nave, la tua intelligenza che vogliono. Venire proprio nel covo del serpente. E chi senza se avvisare nessuno. Ma da serpente. Era evidentemente la scelta sbagliata da fare venire a questa festa. Potevi andare in qualunque altro punto di Coriolis. Ma no. Non è vero. Qual è o almeno aspettare uno di noi. Quello di mettere il Dark Point, perché questa è la cazzata che ha fatto Bob. Ma noi mentre lui chiacchierava di questo abbiamo sentito di cosa parlavano lì sul palco? Sì, assolutamente. Se Diggy ha ringraziato tutti per la presenza, vi augura di contribuire piacevolmente alla festa e nel frattempo presenta l'ospite d'onore che è Gormani, il quale si farà un breve discorso per parlare delle ultime scoperte che ha fatto nel sistema di Enau, dove narra del suo viaggio, dove però c'è stato un problema ai motori, tutta la sua spedizione purtroppo è perita e solo lui è uscito dalla nave vivo e vegeto, perché durante il salto hanno incontrato una specie di muro temporale che gli ha fatto rientrare 20 anni dopo. Insomma, una giustificazione. Ok, non sta parlando né di... Però che ha raccolto una serie di dati molto interessante, proficua, che servirà per gli studi e vuole approfondire con un nuovo non sistema. Non cita noi. Non ci menzionano, no? Io sono lì così. Io sono lì così. Pronto a fargli esplodere. Pronto che sta dicendo. Sì, ad esempio, una nave... degli antichi è stata lì. Non lo riverebbe mai in pubblica piazza. Vabbè, non si sa mai, io sto pronto. Oh, eventualmente si potrebbe spingere a dire un manipolo. Cioè, sì, che un immagine di coraggiosi hanno aiutato esatto, a recuperare. Ha recuperato la nave in deriva perché l'ipersonno era ancora attivo e quindi lui stava ancora dormendo. E poi, comunque, io sto con la mano sul detonatore anche perché
Zero pensa che Gurbani abbia rubato Bob. Mm-hmm. Già. Non abbiamo ancora, esatto. No. Sì, sì. Sì, io non ho più pari idea di quello che Ron ha detto al telefono. Sì, sì. E noi, io andavo alla festa apposta per dare il tempo a Ron di andare a casa di Gurbani, esatto, e recuperare Bob. L'unica cosa che non sapete è la conversazione che io ho avuto a riguardo di Gurbani con il Dragonita. No, esatto. Tu sei nascosto? No. No. E a un certo punto invece ringrazia appunto il capitano della nave che ha soccorso la sua e pubblicamente ti sta ringraziando facendo il tuo nome e indicandoti alla folla. Faccio un cenno con la testa, sorrido, cordiale, senza, cioè in maniera modesta. Non gli chiede di salire sul palco, tu non me l'aspettavo, è stato solo invitato alla festa per cortesia. Comunque, per puro caso, in questo momento dico a Bob di mandare un messaggio al comunicatore di Samad con scritto curcuma, che è la nostra parola d'ordine per dire cazzi amarissimi. Mentre mandi questo messaggio vedi che Gurbani io faccio un cenno con la testa, sorrido modesto, poi guardo un attimo il comunicatore e il mio sorriso si fa un attimo teso, come dire cazzo, però in realtà faccia da di bronzo, come dire bene. Vedi che Gurbani continua a parlare, ma a un certo punto nella folla si alza un brusio. E dalla scalinata che accede nel giardino scende una figura che voi sinceramente non vi dice un granché. Divento invisibile. Va in un cespuglio. Adesso penso che siamo tutti girati verso il brusio, mi sposto giusto un po' più in là e poi divento invisibile. Ok, attivato, quindi un dark point. Non ce la farò mai. Tanti 30 minuti. Okay. Vedete una persona vestita in maniera molto rigorosa, sembra quasi un magistrato, che scende le scale da solo con una piccola scorta ai suoi lati delle guardie interne. E Gurbani rimane un attimo interdetto da tutta la folla che si è mutulita e girata dalla parte opposta del parco. Seddighi prende la parola e fa: finalmente tutti i membri del concilio sono qua riuniti. Si è palesato anche il giudice. Gli avevo detto che era una cazzia amari. Vibra il mio ospite. Il tuo ospite vibra? Il giudice arriverà quando sono andato in stato catatonico. Allora. Giusto. No, aspetta, non l'ospite, sei tu che hai vibrato. Allora... È comunque l'ospite, che sia il contenuto o il contenitore. No, è differente. Perché senti l'entità dentro di te che ha un attimo un sussulto, come avesse un brivido di freddo. Che ha voi di tutti che avete percezione oscura? Premonizione. No, percezione oscura. L'avete tutti a causa della mutazione del DNA transiente. Non l'ho segnata allora. E come è? Percepire oscurità è una prova di wits più poteri. Percepire il male di D&D. Ah, ok. Né più né meno. Comunque è Mystic Power. Sì, Mystic Power, assolutamente. Tre successi, due vantaggi. 3-1-5. E infatti è un brivido per il senso. Sì, un successo e un vantaggio. No. Tre successi e un vantaggio. Voi tre sentite scendere le scale quest'uomo la cui ombra ha una potenza oscura non simile a quella di Eric. Ma sti cazzi. Cioè, se Eric è 98 milioni... 9? Ok. 9 milioni? Cioè... Sì, ma la userebbe Eric, non sa usare un cazzo. Infatti. È uno grossetto. Bene.
continua questa sfida. Io da invisibile mi acquatto in un cespuglio e punto il fucile. Ne faccio la cacca. No. Io era pertinente anche quello quando arriva il mio round. Tagliati un cespuglio e prendo di mira il tizio. Io arrivo invece da Samarde. Sono dietro di te. Sì. Si è portato i fucili a Mesoni sotto la gonna. Ho imparato a smontarlo benissimo. Sì, sì. Ron mi ha mandato da te. Si è scritto curcuma. Cos'è curcuma? Come cos'è? La parola d'ordine della nostra. Ti diamo un messaggio sul comunicatore. Figa. Curcuma. Ti diamo un messaggio sul comunicatore, ho scritto nel mirino. Infatti, nell'ultima emergenza, Ilona è sparita, è tornata dopo un'ora con un vasetto di curcuma. Adesso mi hanno spiegato cos'è curcuma. Nessuno mi dice cos'è la curcuma. Nel mirino, e tu sai che vuol dire. O sparo io tra poco o avvisami cosa devo sparare. Però è possibile anche che spari io, dipende da cosa succede. Io ti scrivo velocemente, me ne frego delle apparenze. Messaggio un attimo e poi mi ritiro chiedendole dove ha visto Ron l'ultima volta. Non sei l'unico che messaggia. Ok, fantastico. Tanto meglio. Come si dice? Che ci sono altri esponenti. Io il giudice, il giorno prima di morire. Esatto. Allora, ci sono persone che fanno questo. Io scrivo. Con, sono ricoglioniti anche su Corioli. Con il mio controllo il valore è un valore vicino a 100.000, sai cosa so fare? L'hai sentito questo? Punto di domanda. Vuoi veramente cercare di sparargli un colpo in testa? Punto di domanda. Tu curcuma l'hai mandato solo a lui o l'hai mandato in generale? L'ho mandato a lui sperando che lui lo rimandasse. Ah, e subito dopo Ron scrive curcuma. Punto. Io gli rispiego il fatto nel mirino. Mi molto la cacca, zero, io ti rispondo a chat di gruppo. Io ti rispondo pazienza. Pazienza. una consonante potrebbe cambiare l'esito. Pazienza. No, in realtà li vedi entrambi. Pazienza. Hai detto immediatamente, esatto, il Telegram. E poi dove è Ron? L'avrei visto l'ultima volta. Era in fondo al giardino. Però a te non arrivano messaggi. Ok, andiamo. Ho visto di vista. Ho perso di vista Eric. Vabbè, d'accordo, ce l'ha. Adesso lo proviamo. Io cerco di attivare la sensibilità, lo scurometro per capire a grandi linee dove si trova Eric, che comunque ha un valore riconoscibile, ma non ti dico esattamente dove, però in quale direzione. È facile. Ok. E poi mi dirigo verso... Come dici, da che parte il suo? Infatti, in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... certo che se non faccio neanche un successo, in realtà è facile, ma... Cioè è troppo sole. È un sacco di non eri abituato. Ok. A questo punto andiamo dove era Eric l'ultima volta. Io cerco di passare un pochettino in prossimità. Cioè non ti dico chissà quanto del giudice. Faccio il giro e mentre mi sposto, approfittando della folla, cerco di capire se sto captando qualcosa dei suoi pensieri. Il giudice non fa per andare verso sotto parco. Rimane in disparte nelle retrovie. Ah, quindi non posso avvicinarlo senza che sia evidente, ovviamente. No, 3 metri di funzione il potere, quindi sì, esatto. Leggermente ti puoi avvicinare. Quando gli sondi la mente, calma piatta. Bellissimo, è schermato. È Don Zauke. Oppure è vuoto. Le cose sono due, esatto. O è schermato completamente o è vuoto. Uno non pensa a niente, o è schermato. Certo. Non pensa niente, potrebbe essere mindfulness completa. Non sai come, ma questo è schermato. O può essere come Eric, stai sentendo i pensieri della persona sbagliata. Possibile. Ma non indago più a fondo. Perché sembra una buona idea. 9 milioni che sa usarli io eviterei, perché altrimenti mi accartoccia. Non so cosa sa fare. Però Ilona potrebbe fargli il mesmerismo. Certo. Gli tira un'anguria. Hai fatto la doccia? Gli tira un'anguria di feromone. Pa! Ma sono risposte importanti. No, dai, sto scherzando. Sì, dai, lo so. Certo. Lo so che ci metti il massimo impegno. E dimmi se quando trovo Ron. E soprattutto cosa succede? Se troviamo Eric. Ti sei spostato dietro. Non vogliamo trovare Eric. Sotto parco, quindi. Non vogliamo trovare Eric. No, adesso io vado da Ron. Adesso vado da Ron.
Never split the party. Questo è in fondo. Lui non c'è studio. Lei è persa. Eric è importunare una diplomatica. È andata esattamente come volevamo. Ron, non c'è studio. Doveva essere una bellissima festa dove io parlavo con Burbani. Basta, questo doveva succedere. Io l'avevo detto di non venire alla festa. Allora, ma infatti non ci dovevate venire. Allora, comunque ti raggiungo. Ti faccio un crescendo su curcuma. Curcuma più di così. Ti indico la bionda di fianco. Sì. Questo è Bob. E Bob? Sei Bob? Quindi Burbani non c'entrava. Quindi Burbani non c'entrava niente. No, ma abbiamo. È venuto qua in mezzo a questo casino. Adesso non ce ne possiamo andare. Perché sei venuto? Non possiamo andarcene da qua. Perché sei qui? Ma possiamo bisbigliare dopo che qua c'è un silenzio assordante? Ci sentono tutti che stiamo bisbigliando. Signore, gradisce un drink? Certo. Prende e se ne va. E mentre se ne va, vedi che cambia aspetto. La seguo. Un cazzo che la lascio andare. E quindi risplitta il party. Ah, aspetta un attimo, mentre si allontana, se vedo che cambia aspetto. E torni qui in fretta, per favore, che... sono molto assetato. Sì, sì. È un ordine. Comunque legato alle routine. Sì. Che cazzo. Assolutamente, non può infrangere le tre regole. Esatto. Ma il problema non è se lui decide di infrangere, è se qualcuno lo trova. Per quello lo seguirò io. Assolutamente sì. Io rimango qui. Cerchiamo. Tu lo vai, vedi che sta andando in un'altra direzione, devia verso il Langebar dopo l'ultimo ordine. Esatto, io zico, io non posso muovermi da qui, altrimenti non mi trova e lo può prendere come un attenuante. Cerca Eric. Ok, come lo convinco a venire qui? Io non penso che tu debba convincere a venire qui, convincilo a evitare il giudice. Ah, dobbiamo stare. Estrai l'oscurità di Eric, estrai l'oscurità del giudice Kaiju Battle! E moriamo tutti. Signore, la prego. E questa era l'ultima puntata di Corioli. Però la Kaiju Battle. Dico, l'importante è che teniamo un profilo basso finché non si sono calmate le acque. Poi ci defiliamo, qui non siamo nessuno. Sì, sì, sono molto invisibile. Bene. Qui non siamo nessuno dopo che ti hanno puntato il riflettore addosso con tanto di nome e cognome. Sì, vabbè, sì, ma hanno detto, quello lì ha recuperato Burbani, grazie. Tu hai fatto, come dire, che se ne fotte, cioè nel senso, non è che hanno detto, lui è la persona più importante lì. Avrò ragione io, e tu lo sai. Avrà ragione la paranoia di Ron. Come sempre, tra l'altro. Quindi. Soltanto perché altrimenti non succedono le cose durante la giocata. Avrò ragione lo stesso. Beh, io vado a cercare Eric. Sì. In mezzo alla folla. Eric, da come vi ho detto, aveva puntato una diplomatica sulla cinquantina e la sta cercando di abbordare. Vediamo con che successo. Manipulation, prego. È da 2 ore che la sto campinando. È una domanda rapona, cioè nel senso. Bene, ben tre dadi. Per citare l'883. Il grande fascino. Niente. Beh, un po' ci sta, però ti vedo un po' come un ammiratore. Ho capito, allora devo farle capire chi sono. Allora, vedi, ragazza, lo vedi quello là con la faccia da imbecille? Sono io così. Ma lui si è preso il merito, ma la nave la guidavo io. Oh, certo, prego, io sono il miglior pilota della galassia. Adesso però, se vuoi, potrei pilotare qualcosa dentro di te. Che ne dici? Sempre così. Che bello che ci sta. No! Si tromba! Eric. Cioè, ho tirato un dado e ho fatto un successo, cazzo. Come Eric, hai presente la bionda? No, quella carina. Signorina, scortesemente, non vogliamo niente da bere al momento. No, grazie. No, ma in realtà era per dire. Mi lasci col signore, per favore. Poi non riesco a levarmela di torno. Cioè, il mio fascino è talmente magnetico che. La capisco, signore. La sta capisco. Sempre la prego. Con me nelle stanze di Dava. Beh, buona idea. Posso venire con voi? Sì. Se ti stai infilando in tutti i sensi, cioè no, non so, gettiamoci il carico sopra. No, nel senso, ma devo seguire Eric. Dobbiamo andare. Non puoi. Perché dobbiamo andare? Perché la ragazza quella carina che c'era prima con Ron, che tu hai detto, che palle, se ti lascia la tua amica. No.
fanno volare basso. Se no, no, va bene. Ciao. Eric, così. Ok, va bene, io... C'è Gurbani sul palco? No. T'ho detto! L'ho detto! Fanno volare basso! Sono tutte le non mi succedeva niente! C'è Gurbani e Sedigli sul palco! Scusate, una cosa... No, fai quello che devi fare, non voglio no, dire no, 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 devo solo sapere, quanto della mia oscurità è stata condivisa con Gurbani, perché non mi ricordo se gli avevate detto... Che avevi 8 milioni di esatto, milioni di miliardi. Esatto, esatto. Gli avevo detto, no, io avevo... Ah no, stava dormendo. Lui non sapeva niente di tutto questo, gli avevo detto che... Tu sei una persona pericolosa e ti sei allontanato dalla testa, soprattutto se lo vuoi se lo avvicinavi con un camice da pendico. Ti avevo detto questo. Con delle piastre. Esatto. Ok. Cosa vera, tra l'altro. E comunque... Zero comunque usa il suo sesto senso e fa venire i tizi con i tappeti, perché poi ce ne sarà bisogno tra poco. Sì, molti... c'è il giudice, l'hai visto il giudice? Sì, bello, imponente, una carica... Beh. Non dobbiamo farci notare. Dal giudice, appunto, io sì. Mi stavo appartando con una meno notabile di così. E lo so, però Samad mi ha detto di fare attenzione a te, di curarti, e non era una donna a posto per te. No, era solo un'ambasciatrice, hai ragione, mi sarei sistemato per tutta la vita. Ma poi ti saresti annoiato, non va bene. Mi sarei annoiato. Mm-mm. Guarda, l'unica cosa che mi annoia è averti sempre, costantemente in mezzo ai piedi. Lo so, lo sai. Mi piacerebbe fare altro, ma mi è stato detto. Va bene, vado a salutare il mio amico Gurbani, perché non abbiamo avuto modo sulla nave di fraternizzare. Mi sembra il momento giusto. Anche se è sul palco, non si dovrebbe. No, lo aspetta. È zero, alzo il fucile. Però vado a bordo del palco. Sul palco. Va bene. Bordo del palco mi sembra una cosa sensata. Ok, c'è qualcosa di specifico che mi devi dire prima che io vada sul palco? Di non attirare troppo l'attenzione. Perché dobbiamo volare bassi. Io stavo volando bassissimo, praticamente sdraiato. E tu me l'hai impedito. Dai, non vuoi bere un coriolone? No, basta. Anche perché qui per avere un coriolone fatto bene ne devo bere 42. Quindi... Però possiamo chiedere a Bob. Bob? Sì. Ti osci. Zitto, lasciala librarsi in cielo con le sue ali. Manto! Con le sue ali demoniache, però. Dettagli. Bob? Ho visto l'oscurità. Come fai Bob? Fai quello che vuoi, guarda. Hai tutta la mia vita. Visto l'oscurità guardandosi allo specchio. Esatto. Al buio. In che senso, Bob, Ilona? Nel senso che... Forse questo non dovevo dirtelo. Non sentirti gli nostri occhi addosso, Ali. Dov'è, no, Bob? L'ho fatto apposta, cioè. Nel senso che... La ragazza. Quale ragazza? Quella carina, quella che... Quella bionda? Sì. Quella era Bob? Sì, era Bob. Buono a sapersi. Anzi, cerchiamola, perché le devo spiegare come funziona con Bob sulla nave. In che senso spiegare? Niente, devo farle capire il lavoro del mozzo sulla nave, come bisogna lavorare sulla nave, come bisogna stare sulla nave. Sai, il solito, no? Bene. E poi devo sincerarmi che non abbia tendenze suicide. Va bene. Ok, cioè sì, beh, giusto. Ah, penso che sia un nuovo Bob. Fammi strada. Sì, va bene, andiamo. Certo. La seguo. Certo. Tu pensi che sia il nuovo Bob? Esatto, io penso che sia la nuova carne da cannone. Esatto. E niente, seguo Ilona. Arrivo quindi da... non parti da me, perché no, sono dietro no, a Bob. Da Samad, perché non so dove è andato. Ah, giusto. Complimenti per l'interpretazione del giovane che non capisce un cazzo. E fa un sacco cosa di sta facendo se lei mi avesse detto curcuma subito io mi sarei allarmato. Il giudice invece no, perché per me curcuma non vuol dire niente. Sembra quindi la situazione che non stia per scatenare il... No, perché ormai è assolutamente, cioè nessuno si aspettava che il giudice sarebbe il giudice incarnato, perché chiariamolo. Ok, ma non è arrivato. Io mi sono appostato col fucile perché mi è stato arrivato dicendo tu sei il male, devi perire. Invece no, sta facendo... No. Lui è la persona che un anno fa circa
si è destata, sì, certo, certo. Trovata, no, sì, però non sta facendo, è venuta qui per far festa. Lo spiego un attimo a chi magari non se lo ricorda, non lo sa. E si è dichiarato il giudice incarnato, ossia la personificazione carnale dell'icona del giudice. E nessuno si aspettava che venisse a un evento praticamente mondano. Però sta facendo un evento, sta facendo un evento mondano, non sta andando in giro a dire tu peccatore, lo prendono, lo portano via. No, allora, assolutamente. Mi alzo da cespuglio, metto via il fucile. Però vedi molti dei paria che lo guardano storto, certo. Molto male. Inizio a cercare Samad mettendo via il fucile. Sono è abbastanza evidente dove sono, mi sono messo un po' lontano dalla folla. Sono sempre lì a fare il palo poi. Ah, vedo Ron. E io sto seguendo Bob, quindi se vedi Bob, vedi Ron. No, Samad, io sono dove c'è Samad, non ho idea di che ci sia. E quindi siamo Ron, io insieme. Penso che il curcuma di Ron sia. Difatti mi avvicino a Samad e faccio. Forse è il caso che vada a dare una mano a Ron. Dove si trova? Tornerà qua a breve, sta tornando con la ragazza. Ma ha detto che c'era un problema, quale ragazza? Mi avvicino verso di lui, mi faccio stage whisper. Pare che Bob si sia assemblato un corpo e abbia camminato fino a qui. Ah, quindi è nessuno che si compra la curcuma? Esatto, nessuno ha rubato Bob. Il problema è che adesso noi dobbiamo andare via perché siamo arrivati qua pensando qualcosa che in realtà non è così. Posso creare una distrazione? Mette mano. Non penso sia il caso, perché se non succede... allora, io ti guardo e ti dico... Se non si scannano, finisce la festa, ce ne andiamo. Se si scannano fra di loro e non c'entriamo un cazzo. Quindi non ha senso creare diversivi adesso. Perché nessuno sta parlando a noi. Dov'è Ron? Sta tornando con Bob. Gli ho ordinato di tornare, quindi deve tornare. Dove è andato? Al lunch bar. Se lo vuoi dire. Vado adesso al lunch bar. Mentre state facendo i vostri movimenti, Gurbani finisce il suo discorso. E vengono lanciati e basta. Ciampo! Sui tuoi 45 pulsanti. In 45 pianeti diversi. Poi c'è una mosca che fa. Cazzo! No! È un vestito pulsante. Ma pianoforte. Finisce il suo discorso che non avete molto ben ascoltato, certo. E che peraltro ci abbiamo i cazzi nostri, scusa, che peraltro va anche perso il ritmo, perché quando è arrivato giudice... sì, comunque l'ho un po' reimpostato, infatti avrà balbettato un po', dai. Esatto. Partono dei bei fuochi d'artificio per il momento migliore dare lì per dare l'inizio ai festeggiamenti. Io mi guardo attentamente intorno allora, perché so che quando ci sono i fuochi d'artificio c'è qualcuno intorno, che spara. Vedi dei fuochi d'artificio che scoppiano troppo in basso. Dietro di voi l'ingresso, sembra, del palazzo viene fatto saltare da un'esplosione. Varie esplosioni nell'edificio scoppiano. Molti degli inservienti sollevano le loro vesti e imbracciano dei fucili. E su questa nota dolente chiudiamo questa puntata di Coriolis. Molto ben costruita. Bravo. Bene, bene. Bella. No, sì. Perché eravamo ovunque e ci hai fatti collimare tutti in un punto in una maniera organica e noi non te l'abbiamo resa facile. No, anzi, abbiamo fatto di tutto per renderti la vita difficilissima. Sì. 250 domande tutte in contemporanea, però. Sì. C'è da uccidere gente. La prossima volta o vinciamo o moriamo tutti in maniera orribile. Punti esperienza che mi serviranno per comprare dei nuovi punti per la prossima volta. Per uccidere un punto perché ci siete. Yeah. Poi, allora, avete scoperto qualcosa su un personaggio? Bob si è creato un corpo. Chiedo che esatto. Visto. Scopato. E poi si è creato un corpo di una tipa e continua a parlare al maschile. Non si tromba mai qua dentro. Pugilona. Se c'è Ilona nel paraggio. Mamma mia, che fatica. Cock blocker Ilona. Esatto. Buzz killer proprio. Sì. Sulla domanda, avete superato delle difficoltà che hanno aiutato la ciurma a raggiungere il tuo scopo? Tu stasera sei andato in bianco. Esatto. Quindi no. Io no. Boh, sì. No.
Beh, io sì. Un'informazione fuori dall'oscurità di Eric l'hai tirata fuori. Scusa. Io sì, per la prossima, allora, io me la segno probabilmente come sì, vediamo, per una cosa che non raccontiamo adesso, ma la prossima puntata ricordiamoci, io ho fatto 5 successi. Guarda, io me lo ricordo, se lo scrivo poi. Ok, perché probabilmente sarà utile. Sarà l'intro di sessione. Ok. Hai fatto 5 successi per sapere cosa... Cioè, i maggiori schieramenti della alta società sanno e pensano della rivoluzione a Coriolis. Esatto. Poi, questo difficoltà sì, perché hai trovato il tracciato, il segnale di Bob. Ho scoperto di Bob che è alla festa. Zero? Non credo, a meno che non mi consideri neanche questa volta di non aver fatto saltare i burbanti. Come la volta scorsa. Beh, dai, dopo tre. Se ancora vivo tra due sessioni, me lo merito, però. Allora, Roberto. Un punto. No, beh, due sessioni. Roberto. Conosco come personaggio. Roberto ha superato la difficoltà di buttare via. Di buttare via quattro successi in dadi caduti dalle mani senza uccidere nessuno. Fisicamente, qui, in trasmissione, dico. Avete messo. Ma quello avete guadagnato voi le vostre vite. Avete messo voi stessi o l'equipaggio a rischio a causa del vostro problema personale? Sì. No. Sì. A me gli Aram non me ne frega niente, possono morire tutti. Io direi di no. No, lei è stato bravo. No, ho no. Semplicemente cercato di. Bevuto anacquato stasera. Ho bevuto anacquato e sono andato in bianco. Sì, cioè, la realtà è che non ti avessimo rotto i coglioni avresti fatto molto meno casino di quanto. Sì, fatto. Esatto. Siete voi che siete iper preoccupati. Sì. Ma io mi preoccupavo per Eric. Certo. È una madre iperapprensiva. Certo. Allora, mi preoccupavo anche per Eric. Oscurità 96 milioni. Esci da quel corpo e racconta. Parliamo. Esatto. Per Eric. No, ma io volevo sapere. Che rapporto avevi con tua mamma? Io volevo la Kaiju Battle. Ti picchiavano da piccolo. Avete sacrificato qualcosa o rischiato qualcosa per il vostro compagno? No. La verginità. Della ambasciatrice. Esatto, no. Chiaro. No, per il mio compagno no. Avete agito in accordo con le vostre icone? Assolutamente sì. Ho cercato di risolvere tutto parlando con la gente piuttosto che anch'io parlando spaccando. Con io ho fatto un deep dive nell'oscurità 96 milioni per capire cosa pensava. Io sì, ho cercato. Tu hai rischiato. Ho cercato la via migliore per. Ma non c'è da e proprio lì voleva volare l'oscurità della comandante. Esatto. Io no, perché prima non ho ucciso nessuno. No. Cazzo, no, 5 punti di esperienza, non posso prendere anch'io. Cioè, non ho ucciso nessuno. Non di posso prendere tre cinesi 2, che mi sarebbe servito tantissimo la prossima volta. Va bene, però. Perfetto. Allora, quello che avete ascoltato era Fumble. Abbiamo giocato a Coriolis. Se volete, lunedì potete invece sentire una partita di Gattai. Perché, come dicevo prima, farò giocare a quelli che ben nerdano con ospite speciale Matteo Curte Cortini, che ci ha fatto giocare Anima e Sangue, Cuori d'Acciaio le precedenti puntate. E concluderemo la saga della Raptor con una puntata che si chiama Damram Kaiser o Gattai. Per essere poco, è il nome del robottone. A parte questo, come avete probabilmente visto se seguite la pagina, mi troverete anche a Vinci il 27 luglio a far giocare Clotos e Gattai. E di Clotos ci sarà una cosa particolare, perché stiamo organizzando un multitavolo di Clotos insieme ai ragazzi di The Agency. Bellissimo. E quindi ci la sarà festa il dell'unicorno, primo... giusto? Esatto, la festa dell'unicorno. Ci sarà il primo multitavolo ufficiale di Clotos. E se non me ne frega niente di Clotos, diciamo che sono un sacco di cosplay. Fatto molto bene la festa. Fatto molto bene. Ma fatto poi comunque bene. C'è anche Gattai. Quindi sì, se non vi interessa Clotos, venite a giocare a Gattai. Conosco abbastanza bene la festa di il 14 luglio invece ci trovate me, Claudio e Fabio al weekend ludico ad Abbiategrasso a far giocare Not the End, Clotos solo il secondo giorno Dash Punk sì, domenica. Solo la domenica sì. Faremo due tavoli a testa, quindi voi venite, scrivete, ci troveremo e faremo delle cose. No, ma non vuol dire che vi fanno giocare. Che no, fanno no, costruiamo dei tavoli dell'IKEA. Si mettono così e ognuno fa due tavoli. No, quello è Violence Jack e non vogliamo tornare sull'argomento. Esatto, abbiamo già discusso prima della puntata e ci fa paura. Detto questo, noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata e... Coriolis? Non lo so ancora, lo scopriremo in settimana. Solo vivendo. Solo vivendo.
Io ho scritto anche la prossima. Voi seguite la pagina, voi seguite la newsletter, quindi iscrivetevi anche perché ricevete un 10% di sconto finché possiamo ancora farlo, perché poi non potremo più farlo perché la legge italiana ce lo impedirà, quindi approfittate finché possiamo farlo. La legge italiana che promuove la lettura. Esatto. Esatto, e ci imporrà di non farvi più gli sconti. Esatto. Massimo 5%. Ah, quello dei libri, wow. Esatto, però in compenso si arriva fino al 15 sui sexy shop, quindi... Sì, esatto. Beh, ma secondo me inventeranno un modo come quei tizi lì che per gli assorbenti, hai visto il libro? Che non mi ricordo dove, in un paese tipo del nord che hanno l'IVA sugli assorbenti altissima, ma bassissima sui libri, hanno fatto uscire un libro con tipo 20 pagine con tutto il resto dentro tipo una cinquantina di assorbenti. Come i giapponesi che non possono robottini. Vendere Bravo. I robottini di Gundam fuori dai gashapon perché non sarebbero più a sorpresa, quindi te li vendono regalati insieme a una caramella, così ti vendono la caramella a 10 euro a 20 euro però okay. Quindi sappiate che i nostri manuali da adesso in poi vibreranno. Ci saranno ci saranno le prime tre pagine dove ci saranno immagini porno esatto casuali e poi tutte tutte versioni hentai dei nostri manuali esatto. Da oggi in poi così almeno questo paese è una vergogna. Sì, e cambieranno anche tutti il nome, sarà Clotos XXX esatto. Porn the end. Porn the end. Gattai diventa direttamente Entai. Entai. Esatto, però col punto esclamativo. Esatto. E boom. Entai. Il punto esclamativo. Lasciate delle recensioni, andate a vedere i giochi nel nostro shop, scaricate i materiali gratuiti, iscrivetevi ai playtest e giocate a Loot con Roberto. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ci vediamo settimana prossima. Siamo morti. Ciao. 48 punti oscurità.